gioielli, diamanti rapiscono il cuore. I ladri d'amore, girano ovunque nascosti tra la gente e poi zac colpiscono. Capito? Non va bene! Non siamo al carnevale di Rio! Quei culetti non devono ballare! E sono ragazze, se non ballano adesso, quando hanno a ballare? Per favore, tu non devi parlare! E non devi sculettare! Scusate. Sono io che decido, va bene? 5, 6, 7, 8! Hai capito, culetto? Non devi ballare! 9, 10, 11 e 12! Mamma mia, come sta? Oddio, ma come si fa? Dov'è Michelle? E Conci, passami i vestiti su, avanti, correre, correre! Ehi, sto correndo! Non lo vedi che tengo l'affanno? Ma dov'è Michelle? Ecco qua, si devono ancora apparecchiare, ma domani saranno perfetti. Gil, guardo questo blu come intenso. No! Voglio parlare con Michelle! Adesso viene. Non è vero. Non è vero, perché mi avete abbandonato tutti, io sono solo. Dove sono i gioielli di Grippo? Li stiamo aspettando, dovrebbero arrivare. Si arrivano. Vedo che c'è molta agitazione qui dentro. 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 e 12 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 e 12 Gil! Sei qui, Silvia? Dove sono i gioielli di Grippo? È andato a prenderli Carlo. È andato. A momenti sarà qui. Oddio, no! I piedi. E calmatevi. Ma come faccio a calmarmi se non ho i gioielli? Sì. Ah, guarda, non gli posso dare torto. Qui la situazione è diventata veramente insostenibile. Ti ci metti anche tu adesso? Gil ha ragione. Ah. Grazie, Conci. Se la prende comoda questo Carlo Scaldamaglia. Da quando ha messo piede nell'atelier si comporta come se fosse lui il padrone. Ne capite, Silvia? Mamma mia, come corre questo. Beh, però è carino, eh. Ma che carino. E poi, scusa, ci voleva qualcuno che ravvivasse un po' l'ambiente qui. Quello mette i brividi. Sì, brividi. Basta adesso. Prego, commissario, venga da questa parte che le faccio strada. Eccolo. Commissario, un manichino. Michelle! Gil! Meno male, è arrivata Michelle, non ti supporto più. Come va la prova? Come va la prova? Non va la prova, Michelle, perché non ho i gioielli, capito? Fermi tutti, polizia! Oddio, ma che è la buon costume? Ma no, signore, il commissario Pepe è qui per motivi di servizio. Il servizio di porcelline! Porcelline. Beh, sono belle però, eh. Ho capito, ragazze, togliamo di mezzo il servizio. Su, su, ci mancava il piedi piatti. Oh, sì, sì, su. Sono i piedi piatti, come nei film americani. Ehi, ehi, ti metto in gattabuia a te, ok, ok? Ragazze, si prova di là. È arrivata la madama. Gambe! E che gambe! Commissario, la prego di capire, sono in ritardo con le coreografie. Giusto, giusto. Mettiamoci tutti al lavoro. Convochiamo subito la conferenza dei servizi per la sfilata di domani sera. Ah, bene, quindi il commissario è qui per la nostra sicurezza. Eccola qui, Silvia, la responsabile commerciale della Michelle Grippo. Molto lieta.
Lieto di conoscerla. Sì, sono la sua responsabile commerciale. Ma sì, certo, capisco. Lei è la sua responsabile commerciale. Ma da pochi sta a me. Commissario, come le dicevo, il portavalori, l'addetto alla sicurezza dei gioielli, il signor Scaldamaglia. Il signor Carlo Scaldamaglia. A proposito, adesso dimenticavo, lei è Concetta, la mia caposarta, il mio fiore all'occhiello. Complimenti. Era un fiore quando sono entrata nell'azienda, perché mo sono un fiore spambanato. La sagru, la ramagru. Ah, lei scherza sempre, giuzzurellona. Ebbene, visto che ci siamo, possiamo dare le altre nomine? Allora, quali sono questi compiti da assegnare? Pubblica e privata incolumità. Sa, nel caso di calamità naturali, chi mettiamo? Scaldamaglia. Oh, bene, bene. È ancora una persona abilitata all'uso degli estintori, sa, in caso di incendio. Scaldamaglia, sempre Scaldamaglia. E che fa, tutto lui? Commissario, qua se ci viene il raffreddore ci facciamo soffiare pure il naso da Scaldamaglia. Ma no signore, cara, è che sono mansioni più adatte a un uomo. Tu sei la regina dell'atelier Grippot. A te spetta la gloria della passerella. La passerella, una volta era passerella. Oh, a proposito di passerella, dove sono quelle passerelle belle? Commissario, deve sapere che in questa azienda Concetta si è sempre occupata lei di tutto. Di tutto, di tutto. Adesso che finalmente può condividere le sue responsabilità con qualcun altro. Qualcun altro. È come se le mancasse qualche cosa. A me mi manca qualcosa. A Kist ci manca qualcosa. Commissario! Michelle! Per carità, Michelle, ascolta! Io non ho gioielli, quindi non posso fare la coreografia. Te lo dico subito. Gil, Michelle, devi calmarti. Calma! Carlo è andato a prelevare la valigetta in banca. Sì. Come? Sì. Lo stiamo aspettando. No, un momento, fatemi capire. Il vostro incaricato è andato a ritirare i preziosi oggi in banca. Ma sì, e quando se no? Ma il piano non è ancora operativo in centrale. Oh sì, picchiami. Commissario, questo fatto non lo sapevo. Vogliamo prima identificare la persona incaricata? Lo vedi, Michelle, lo dice pure il commissario. Ah, questa è stata un'imprudenza, signori, davvero un'imprudenza. Quello che ho pensato pure io, commissario. Ma voi, no, dico voi siete certi dell'affidabilità di quest'uomo? No. No? Un po'. Ma sì che siamo certi dell'affidabilità. Sì, però io gli ho mandato dietro Giorgio e Raffaele, proprio perché, commissario, non mi fido. E chi sono Giorgio e Raffaele? Sono i due fattorini del laboratorio. Ma come? I fattorini? Oh sì! Distruggimi! Così, senza neanche le adeguate coperture. Col giubbotto! Sono andati col giubbotto. Antiproiettile? No, antipioggia. Per favore, e non esageriamo. Oh. Beh, dopo tutto quello che è successo, certo non c'è da stare tranquilli. A me quella faccia non mi piace. Io devo averlo visto da qualche parte. Concetta, per favore. A che ora è stata prelevata la valigetta in banca? Il nostro uomo si è mosso dall'atelier alle 10. Alle 10 in punto. Ma perché stiamo parlando così? Non lo so. Hai cominciato tu. Scusate. Dunque, considerando che la banca dista almeno mezz'ora d'auto dal posto dove ci troviamo. Con tutto il traffico che c'è, ci vorranno almeno un paio d'ore per andare e tornare, no? Ma che Silvia, Carlo dovrebbe arrivare qui a mezzogiorno, minuto più, minuto meno. Qualcuno sa dirmi che ora è? È un quarto a mezzogiorno, commissario. Mezzogiorno meno 5. Io porto quasi 20. Io non lo porto, mi riga il polso. Ebbene, dovrebbe essere già qui, ad occhio e croce, si direbbe che è quasi mezzogiorno! Eccolo qua, preciso e puntuale come un orologio svizzero! Sono precisamente le 11:59 minuti e 50 secondi. E 51 e 52. Ho il canno 53 e sudo 54 e 55 e 56, 57, 58, 59 e mezzogiorno! Auguri! Auguri, siamo a Capodanno! Preciso! Un'ora, 59 minuti e 50 secondi! Bravo! Ha battuto record! Ma come si può fare? Ho volato! Oh, non mi sono fermato neanche a un semaforo! Bravo! Carlo, dove sono Giorgio e Raffaele? Chi è? Le guardie del corpo che mi ha mandato Concetta? Mm-hmm. Sì, stavano in pizzeria, stavano scortando una margherita e una
quattro stagioni. Bravi, bravi! Che soddisfazione! E che si buttavano in corpo le guardie del corpo là! Bravi! Ma chi esiste? Bene! Suppongo lui sia il vostro portavalori! Il mio uomo di fiducia, commissario! Come si chiama? Commissario Pepe! Lei è il signor Carlo Scaldamaglia! Bene! La dichiaro in arresto. Oh no! Ah sì! Su, forza, mi dia i polsi, le metto le manette. Un momento, commissario, un momento. Per il fatto che non mi sono fermata neanche un semaforo, è stata solo fortuna, mi devi credere. E che li ho trovati tutti verdi, verde. Ma il commissario scherza! Ma il commissario scherza! E non so fare si scherza la commissaria. Io perché sono una persona onesta e non ho niente da temere. Ma si tenevo Mariolo in cuore. A che storia mi portavano qua a cuscire? Nata a bottega e si ora se ne va! A bene morte, se la morite sta! Che se peggio la sedia elettrica! Commissario! Mamma mia, chi te dico? Ma lo sa che fu quest'uomo a recuperare la valigetta durante la rapina in banca? Veramente! Diccelo! Bravo! Oi! Se non fosse stato per lui, a quest'ora noi... Bravo! Bravo! Chissà che fine avremmo fatto! Bravo! 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 Sta piano con culo, bravo. Commissario, la valigetta l'ha presa lui. Michele, che prese? Diciamola bene questa verità. Lui è un commissario di polizia. Una verità detta male può destare sospetti. Beh, come devo dire, la trovò lui? Assolutamente no. Una volta e per tutte sistemiamo questa verità. Commissario, prego, si accomodi. Silvia, non stare in piedi, c'è le vene varicose. Commissario, mi dovete credere. Io la valigetta gliela strappai di mano a quel bandito. Appena lo incontrai, disse: bandito, allora metta la valigetta qua. Invece a rubare e ad affatica, che la gente si alza alle 5 del mattino per campare onestamente, no come voi che vi alzate a mezzogiorno mattina perché la sera da rubare. Mario che alto concetto dell'onestà. Troppo alto. Dite la verità e dite, mi stai spazzando. E ditela una verità. Fossero tutti come lui. Voi della polizia dovreste chiudere bottega. Non sia mai. È più forte me, commissario. E che non mi fidebrei cosa storta. Appena venne in possesso della valigetta, i ladri scappavano ancora. Io fui preso da un impulso irrefrenabile di giustizia. Non mi potevo mantenere. Vidi quest'uomo di spalle che nemmeno si era accorto che la valigetta la tenevo io. Che potevo fare? Lo chiamavo: signore, la valigetta. Signore, ha perso la valigetta. Niente, non si girava. Sempre lì di spalle. E intanto leggevo nei suoi occhi la disperazione di un uomo che aveva perso tutto. Ehi, allora vai tu sopra! E perché? Ma che è successo? Di spalle! Prego? Avete detto che leggevate la sua disperazione negli occhi avendolo sempre di spalle! Lo captavo! Ah. Lo captava! E chi lo fa, Mag? Sto parlando con te! Che parla fa tu? Pure io parlo per impulso irrefrenabile di giustizia. No. Ha detto no. 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 Credo no. No, io non ero di spalle. Vabbè, mica, ma non ti ricordi? Eri di profilo. Ma no, signore, tu eri di spalle, io ti chiamai. Ricordi? Ma sì, dissi, signore, la valigetta. È vero. C'è poco da fare. Prima o poi la verità viene a galla e la giustizia trionfa sempre nel nome della legge. E che la parlo pure, Io non ho parlato. Ma io sto capatanna te allo gongo. È vero, commissario, è vero. Io ero di spalle e andavo verso una persona. Credevo fossi il vero proprietario della valigetta. Mica! Meno male che mi chiamasti. Chissà chi avrei dato questa fortuna. 2 milioni di euro. Anime madre. Carlo. 2 milioni. Commissario, quando venni a sapere il valore che avevo recuperato. E che io sapevo che sei un rimo di uno cadì. Io sudavo freddo, Ci sono io qua. Commissario, lo ricordo ancora quel momento lì. E chi so scordi più? Commissario, io stavo una zuppa d'acqua, stavo. Ti asciugo! Stavo sudato, ma sto asciugo, ma che poco che stami? Gil! Sudato? E perché stava sudato? Per il rischio! Commissario, per il rischio che avevo corso. Uno poi si rende conto delle cose che fa soltanto dopo che le ha fatte. Commissario, parlando con decenza, quando pensa a questi 2 milioni.
sei il suo diabete. Ha cominciato a tremasare, se secca la gola. Silvia, pigli un bicchiere d'acqua, tenga la gola secca. Naturale o frizzante? Cammini! Commissario, mi creda, se non si fosse trovato l'uomo giusto, ma al posto giusto, nel momento giusto. Giusto! Chissà che fine avrebbero fatto i gioielli della collezione Grippot. Chissà, Ehi, io per salvare questi gioielli potevo pure morire. E non sei morto. Ti ha rischiato grosso questo qui. Diglielo, diglielo che ha rischiato grosso questo qui. Per tutti quanti voi ha rischiato grosso questo qui. Commissario, ci eravamo dati appuntamento davanti la banca per festeggiare insieme lo scampato pericolo. Non ci andai per i miei precedenti impegni precedenti. Avevo predisposto finanche una ricompensa per l'uomo che con tanto coraggio si era opposto ai ladri. Ma che stai dicendo? Perché ci stava una ricompensa? Ma certo che sì. Ma di te non si è saputo più niente. Commissario, mi creda, sparito nel nulla, ma per mesi. 11 mesi e 29 giorni, quasi un anno. Quasi un anno fa cadde. Poi all'improvviso mi si presenta qui nell'atelier per un posto di lavoro. Ma pare a me. Ma un posto di lavoro. Uomo di fiducia. Grazie per la fiducia. Prego. Ecco l'acqua. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Ci volevo sto po' d'acqua, se canna in gara. Dico io, commissario, perché? Perché quest'uomo qui ha aspettato tanto tempo prima di farsi rivedere? Perché? 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 Come sta pizzata che la lago! Mi sta troppo addosso, non mi fa respirare! Vuole sapere perché? Perché? Un attimo, per favore! Ehi, non butta niente! Gli ha nitto tutto quanto, perché? Perché ti piglio con me, mo? Perché tu ti una voce a trombettella, capito? Tu dai fastidio, tu devi stare zitta! Perché? Perché stavo dentro. Dentro? No, scusi, stava dentro dove? Dentro! Come si? Stavo là, stavo. Forza. Stavo dentro a una specie di tormento. Che ne sapi dare ostevi, come si? Io stavo proprio dentro e mi chiedevo, e vado o non vado? Questo era il problema. Come ricevi che la capa è morta? No, signore, quello lì era un teschio. No, era la capa è morta, ti sta vicino lui. Ma no, signora, era il teschio del buffone. Vede, commissario, fu colto addirittura da dubbio amletico. Beata innocenza. Sono innocente. Santa semplicità. I riflettori della notorietà. Il risalto della stampa. Il troppo clamore. Questo lo aveva tenuto lontano. Perché questo qui è un uomo dall'animo puro. Un uomo che rincorre la semplicità! Grazie, Michele, grazie! Bravo! Grazie! Bravo! Carlo! 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 Mi chiamare? Dove stavi andando? Stavo rincorrendo la semplicità! Lo vede, commissario, lo vede? Io in fondo, nel profondo... Abbascia tutto. Sono una persona onesta. Se non era per me, dovevate chiudere solamente qui. E che? I vestiti della Michelle Grippot andavano a finire sulle bancarelle mercatine. Abbiamo rischiato il fallimento. Ricordate, tutti abbiamo rischiato. Diglielo che avete rischiato fallimento, a che la parla pure? Io non sto parlando. Cavò, ma con l'occhio che tu stai frannendo. C'è bisogno che parla tu. E se chiudeva la Michelle Grippot, lo sai dove andavi tu? Lo vuoi sapere? E andavi a cogliere il pomarolo a San Marzano con la culo a puzzare. La ridente campagna dell'agro sarnese Nocerino. Conosce? Ma certo che ne conosco, ne consumo tutti i giorni. Ottima sa? Scelta. Bravo. A lei. Dovreste ringraziarlo tutti. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Grazie. A riprego, magari non ringrazi niente, no. Niente. Non bravo. Bravo. Quanta gratitudine sprecata! Adesso, Michelle, finiamo il comizio e pensiamo alla sfilata di domani. Io adoro i supereroi, lo sai! Managum! Ah,
supereroe! È arrivato oggi Globo d'Acciaio! Ah, sono scemo l'uomo ragno! Ebbene, allora, se non vi dispiace, io toglierei il disturbo. Ma non ci dispiace affatto, tolga. Ma quale disturbo, commissario? Lei qui è il benvenuto. Oh, commissario, bene. Torni quando vuole. A che ora inizia la sfilata domani sera? Alle 9 arriveranno gli invitati. Alle 4 in punto posso essere qui. Troppo presto, commissario. E allora, alle 7. Ma no, ma si annoierebbe stare una giornata intera qui? Lei è un commissario, ha tanto da fare. Beh, poi si sa, le sfilate non cominciano mai in orario. Oh, Emo! Ma tu sei scemo! Il dovere innanzitutto, però, perbacco! Ma che dovere? Quello viene per le modelle. Ma commissario, non deve venire così. Allora, come si è detto, domani alle 3 in punto sarò qui. Ma alle 3, alle 3, signorina! No, si è mancato. Mannaccia morta, mannaccia. Dunque, io vado dentro a prendere i disegni, li ho già fatti mettere su carta patinata. Un attimo, vi raggiungo e lavoriamo. Perfetto, Michel. Bene, Michele. Adesso, mannaccia, se il signor Carlo è d'accordo, noi dovremmo abbinare i gioielli ai capi di Grippora, ma valigia. La valigia la porto io, sono d'accordo, andiamo di là. Andiamo di là. Andiamo di là. Cammino tu avanti. Perché tu cammini avanti? T'ha già guardato. Ma da guarda, fa guardiane che sto, ma da guarda, guarda come guardo, guarda, guarda un po', io, guarda. Michel Grippo, dica? Geneva Alton? Sì. Michel! Michel! Cosa c'è? C'è Geneva Alton al telefono, scendi giù! Geneva Alton? Sì. Sì? Siamo veramente molto lieti che la cara Geneva voglia venire alla sfilata di Michel Grippo. Ma certo, troverà tutta l'accoglienza e l'ospitalità che merita, signorina Geneva. Va bene, allora l'aspettiamo per domani sera. Ma è la Geneva Alton che conosciamo noi? È proprio lei, e vuole venire a vedere te, le tue creazioni. Oddio, non ci speravo proprio più. Suo padre sono anni che riceve posta da noi. Magari riuscisse a inserire il nostro marchio nelle sue produzioni televisive. Ma non capisci, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Ho perso ogni speranza, sai. Questi qua, vedi, sono i disegni che gli ho mandato qualche mese fa, tornati indietro come al solito. Non mi hanno mai degnato di uno sguardo. Michel, tu devi avere fiducia in te stesso. E poi non vorrei che questa tua timidezza diventasse una patologia. Lasciamo stare la mia timidezza, ok, adesso? Michel, tu sei un artista. Un giorno tutto il mondo si accorgerà del tuo genio. Proprio come me ne sono accorta io. Vabbè, vedremo, dai. Michel? Sì? Michel, non li voglio mettere questi orecchini, sono troppo grandi. Guarda le mie orecchie. Oh, che paura! Che ci fai dietro di me? Io faccio solo il mio dovere. E lo devi fare dietro di me? Non lo puoi fare là sopra? Mi sposto. E a me bene. Michel? Chiedi, Michel. Michel, ma ti sembra giusta questa scollatura? A me sembra che si veda tutto. Ma quando mai non si vede proprio niente? A me e a Michele ci piace accusare. Bravo, Carlo, bravo. Fa tu, Carlo. Che fa tu, Michel? Michel? Michel, chiappa che sta, c'hai muore. Non credi che questi tacchi siano troppo alti? Ma adesso basta! Ehi, basta! Tornate al vostro lavoro. Ah, ma bello! Michelle ha altro per la testa in questo momento, vero, caro? Certo che ho da fare, su in ufficio, continuate voi, ne parliamo dopo. Michele, parlamene, ma sto bene di Ma noi volevamo solo essere carine. Michele, vogliono essere carine. Lo siete troppo! Ha ragione, voi siete troppo buone, carine. Ho capito, ragazzi, andiamo di là per la prova dei costumi, che qui sono nervosi. Silvia, attenta alla valigetta, capito? Sì. Ma ne vado sopra, continuo sopra in ufficio. Michel, scusami. Cosa c'è? Scusami, ma non volevi farmi vedere quei disegni, I disegni li ho appoggiati là sopra, là, stanno fermi là sopra. Continuate voi, sapete cosa fare, oramai siete esperti. Poi con tutta questa gente addosso mi sento proprio accalcato, anzi asfissiato! Stupido! Che carattere, eh? Ma lui fa così perché è troppo, mo picciò! Voglio dire, con tutte queste donne che stanno qui,
E dalle, dalle, dalle. Uno può pensare, ma da calma! E così mi fa te fi! Silvio, ho capito, quello piace pure a te. Dai, ce l'hai scritto in faccia. Ma mettiti nei suoi panni. Dove si deve dividere quest'uomo? Hai visto? Fa così con le altre, li tiene a distanza, ma con te. Tutto a posto, non fatto. Silvia, dimmi, com'è Michele con le donne? Con le donne? Come? Niente. Che niente? Con le donne non ci sta. Oh Gesù, e qui ci sta? Cioè, non ci sta con le altre, ma con te? Niente! Neanche... Silvia, ti prego, sii più espliciti, hai già capito, parli che l'ho fatto là! Niente! Una continuante... Carlo! Che peccato è Dio! Carlo! Carlo! Chi sta mi sul watching wall a me? Carlo, vedi... Questa qui è la chiave della... È la chiave. Della garzoniere. Che garzoniere? È la chiave della cassaforte. Ma che ho detto? La garzoniere. Perdonami Michele, pensavo ad alta voce. Ma che ci faccio poi io con una garzoniere? Bravo, l'uomo si cosa mi dice. Vieni con me, vieni Carlo. Vieni con me Carlo. No, Michele, mi piace. Michele, non mi devi toccare. Cascimi Dolce e Gabbano, fratello. Lui mette rom tutti robi nuchi. Lo dicevo, nonno mi stanno fornendo l'uomo. Bello con mio solo, ma che ti manca? Guarda. Adesso. Che? Veniamo a noi. No, Michele. Carlo, per favore. Michele, voglio bene, Michele. Carlo, ti prego. Michele, Michele, non ce la faccio. Carlo, prendila in mano tu. Ti fa schifo, non l'ho mai fatta. Non hai mai stretto in mano una chiave. Michele, perdona, mi devo assentare. A già svenire un momento. No, ma io, Michele, io avevo capito che questo volevo dire, non riuscivo. Questa, caro Michele, è la chiave della tua cassaforte. E ci sono dei valori. Perché la vuoi dare proprio a me? Carlo, è un segno di riconoscenza, una testimonianza di affetto. No, Michele, ti prego, distribuiamolo questo affetto. Ti voglio bene. Io capisco le responsabilità, capisco l'uomo di fiducia. Sì, ma... No, io capisco tutti quelli che mi chiesta questo, mi chiesta. Michele! Ci metti me pigna in capo, Lo stavamo facendo. È stata una coincidenza. Michele, era affetto, per Michele. Affetto! Affetto! L'affetto! Oh, che resto? E affetto senza... Vero Michele? Non c'è. Dunque attenzione, le chiavi sono due. Lo vedi? Ecco, una la do a te. Hai visto? A te, a si te. Si arrabbia sempre. A te Carlo, a eccola te, qua. Mentre invece l'altra... Vado a te. La seconda la tengo io. No, la seconda. Non capisco, la seconda. Devo fare un punto francese all'abito. Bravo, hai visto, Michele, tu non mi aiuti. Dico che le chiavi sono due. Una l'hai data a me, una dalla lei. Ed io? Allora la mia, dalla lei. Ma no, signore, voglio che la tenga tu la chiave. Sì. Se... Lo vedi, Michele, da quando sono arrivato qua mi guarda male. Sta sempre ad origliare. Ma... Sei l'uomo... Crede, chissà io quale piano abbia in mente. Ma che si va a girare con Jim, che sta a stand-in. Michele, voglio dire, tutto questo affetto che tu mi dai, mietta del camme...
Io non posso ricambiare. Carlo, Carlo, il tuo senso di responsabilità, la tua rettitudine morale. Che? La rettitudine morale mi ricambiano abbastanza, ma non credi? Ma sei sicuro? Ma sicurissimo. Ma che stai? Ma va là. E allora, Michele, sei così? Non c'è problema, la chiave la tengo io. L'importante, Michele, è che non incominci a chiedere cose che io non posso ricambiare. Anche perché mi chiede su cose che non mi firebbe. Dammi la chiave a me. Neanche a questo, ma la fila avrei, cioè. Si è attaccata da me come un franco. E c'è la Michelle! Non... Gil... Attenzione, mica, chi si invenziona? Non tocca, non tocca. No, signore, ma non preoccuparti. Michelle, ascolta, Gil... io i gioielli non li ho visti, sì. Quindi non faccio più la coreografia. Ma come no? Come non la facciamo, Gelli? Abbiamo appena capito. Messo in cassaforte, non caro. Faccio la non filata, filmare, capito? Caro, non faccio. Non lo fai, caro! Carlo, è affetto. Michele, tu affetto, affetto, ti stai facendo una piazza in te! Mamma mia, che tensione. Woman e woman se l'è baciata e se l'è portata là. Che vuoi da me? La chiave. La... Sì, ci vuole la scala. Compriti una scala, vedrai che prima o poi... Ehi! Hai sentito? Michele non vuole niente da me. La chiave la devo tenere io. Ho sentito, ho sentito. Ah, mi fa piacere che tu abbia sentito. Eppure a te ti ho visto da qualche parte. Ma già ricorda. Ma chi te sa, pannanè? E fatevene una ragione. Io sono l'uomo di fiducia di Michel Grippo. E tenere per la mia responsabilità e rettitudine morale. La rettitudine. Cazzo è sta rettitudine? Deve essere una cosa importante. L'ha detto Michele, rettitudine. Lo dice la parola stessa. Rettitudine viene dal retto. Oh. Ma mica chi lo fatto qua? No, io devo risolvere questo problema. Io non posso convivere in un posto con uno che ha questo problema. Sì, io tengo un problema, non abbiamo neanche la confidenza. Non posso andare da lui e dire, Michele, ma tu tieni un problema. Ma perché ti chiede l'uore da me? Oh! Ma perché state tutti dietro di me? Vabbè, Carlo, stavi davanti. E tu mi attare. E dove mi devo mettere? Laterale, Michele, rispediamo, rispediamo. Dai, dimmi cos'è successo, forza. Che è successo? Non si è accorto di niente, Michele. Michele, chi suo è grosso assai. Ti prego, Michele, noi dobbiamo parlare. Ho già capito. Bravo. È Concetta che non ti dà tregua, ti sta sempre alle calcagne. Ma quel Concetto, voglio bene, Michele, Concetto, quello è il male minore. Alle calcagne, a me, se sapessi quanta gente mi sta alle calcagne, a me. In che senso? In senso buono, no? Per i miei atti di generosità, e tu ne sai qualche cosa. Io ho capito che la gente per generosità e affetto è capace di correrti dietro. Per affetto? Sì, ma no, come fai tu questa sembrare da me? Vabbè, Carlo, per affetto. Michele, io per affetto ti devo ringraziare. Perché sì. Io se sono qui è grazie a te. Mi hai cambiato, sono un uomo nuovo. Sono un uomo diverso. Ah, diverso? No, cambiato. Ma uomo. Bene. Capito? Il fatto che tu... Che... A me... Ma non fritto in gol, Michele, veramente. Michele, parliamone, ti prego. A volte il dialogo risolve tanti problemi, dai. Ma Carlo, sono qui per questo, dimmi di che cosa si tratta. Michele, non si tratta di me. Ah, ho capito. Tutto a posto. Abbi pazienza, non si tratta di te, no. Si tratta di... Di chi si tratta, Carlo? Che... sei scemo, fu scemo, non ci capisco. Michele, così mi complichi la situazione. Qua si va a toccare l'intimo. Qua si tocca il personale. Qua si tocca... Che ne ha toccato, ne ha toccato! E se sembra tocca! Facciamo un discorso parlante, non toccante! Vabbè, ti chiedo scusa, dai, capisco, anche a me dà fastidio mentre parla che uno tocca. Non... Michele, lui è mano a mia secco! Mamma mia, che tensione! Ho detto, è già difficile anche per me, non so da che parte cominciare. Forza! Vedi, Michele, io... Ecco, io avevo un amico. Sì. Che aveva un figlio maschio. Bene. Non puoi capire il papà quello che ha fatto per questo bambino. Giusto. C'è di calare i pistoli cowboy. Belli, i pistoloni. Chiede che fanno a botte, mica è po'. Il vestitino di Zorro. Ah. Con la maschera e la spada. Ma lui niente, mica che la spada è rimasta sempre in do fodre.
neanche un segno e Zorra lasciare. Il bambino voleva giocare con Barbie, ci piaceva Ken, ma il papà glielo diceva: Ken, mio fidanzato è Barbie. Ma lui niente, voglia Ice, benza Ice, sembra Ice, Ice, Ice. Voglia Ice, benza Ice, sembra Ice, voglia Ice, Ice, Ice. Uomini, la fai dare quella Ice, fai mamma lo carmo. Mamma mia, Carlo. Carlo, che è successo? Continua a dirmi di questo figlio del tuo amico. Forza! Che è successo? Sì! Michè, non ci crederai. Le hanno provate tutte. Mm. Non c'è stato niente da fare. No. Mo sta via Veneto. Ah, bene, è andato a migliorare, si è trasferito. Michè, fu travestito, fa vita e chaser. Ma vuoi capire o fai finta di non capire? Carlo, ho capito la tua allusione. Bene, Michele, allora sappi che io non sono la persona adatta a te. Se mi sa la gonna, ma ci manca la culla nei ricini, ci manca. Carlo, sei fuori strada. Michele, meglio fuori strada che sulla strada fare certe cose. Carlo, a me piacciono le donne. Sì, dite tutti così, poi... Poi che cosa? Ma guardati, Michele, sei un uomo di 2 metri, bello con mio sole, tiene i mille che escono pure a indonase, gli ormoni fanno a schiaffo fra di loro. Dillo a me, ma com'è che ti piace un biscotto che va? Ma che è sto biscotto coi baffi? Ma tanto spiega pure un biscotto che baffi. Hai biscotto che baffi! Carlo! Carlo! Io sono eterosessuale, uomo! Sì, sa da sempre pure! Che cosa? E allora perché con le modelle, quelle gnocche, tu ti ritraevi tutto? Ma con le modelle così si fa, è un rapporto professionale. Professionale? Ti ho visto, sai, ti spruzzavi il flitto in bocca. Sì, signore, il flitto, il flitto. Silvia mi ha detto niente! E che ti doveva dire, Silvia, niente? Capisci, Silvia ha detto niente! E se ti ha detto niente, niente, niente! Ma come niente, ma niente, niente, mica neanche un po'. Carlo, Carlo, tu sei amico mio. Amico? Sì. Hai detto che sono il tuo uomo di fiducia. Carlo, mi posso fidare di te? Oh Gesù, se non ti fidi l'uomo di fiducia, chi tu fidi? Vedi, Carlo, io ho un problema. Lo sapeva! Ha già sentito la puzza lontana. Carlo, io non ce la faccio più. Hai ragione. Carlo, io ho bisogno di liberarmi. Liberati! Io devo parlare. Parlane con me, mica hai sofferrato in te. Li conosco l'ABC. Sì. Eppure FGHILMNPQEW, tutte cose conosco. Carlo, io ho bisogno di farlo. Bravo. Devo farlo. Bravo. Voglio farlo qui, ho deciso di farlo. Voglio farlo con te. Bello. Che cosa vuoi fare con me? Parlare. Bravo, parlo quando vuoi tu. Ho bisogno di parlare. Bravo. Parlare. Sfogati. Devo parlare. Ti ascolto. Tutto, devo parlare. Vai. Parlare. Parlare. Un momento, Carlo, mica è facile, è la prima volta. C'è sempre una prima volta nella vita. Carlo. Michè. Vedi, quando sono a tu per tu con una donna. Che succede? Michè, fammi capire, che succede? Dopo un po' si alza. Funziona! Un muro. Non funziona! Un muro! Come un muro? Che tipo è muro? Beh... I soprati che muro? Un muro tufo? No. Un muro di cinta? Ma signore... Un muro di cemento armato? Ma che... Un muretto? Ma no, no, un no, cordolo no. Da giardino? Antiche mura? No, no, non no. Mi tenere sulle mura, sulle spine, fammi capire! Una muraglia! Oh, che schifo, ci si entra di per muro sulla muraglia, una gitti sta muraglia! Vedi, Carlo, le parole si fermano in gola. Come se? Ma proprio mi blocco, mi inceppo, Carlo, mi ingrippo. Grippo? Come stai ingrippando a me? Sii più esplicito, ti prego. Ma come dire, io non riesco ad avere un tête à tête con una donna. Un eccessivo avvicinamento, mi capisci o no? No, perché? Che succede? Mica che se voglio capire. Vedi, ecco qua, quando sono davanti ad una femmina, no? Dopo un poco, puntualmente, che cosa? È come se mi mancasse... Cosa? È come se mi mancasse... Il fiato! Questo è il tuo problema. E io che pensavo ad altro. Questo ti tiene distante. La muraglia. Ufia! Carlo, io non piaccio alle donne. Ma dai, non lo dire neanche per scherzo, Michele. Tu sei un uomo di successo. Le donne per te farebbero qualsiasi cosa.
Se io fossi una donna, per te farei qualsiasi cosa. Ehi, sono come non faccio niente, eh? Ci metti me, pignanga. Carlo, il mio è un problema delicato, è un affare serio, non si può scherzare. Capisco, Michele. Io sono... Che ti, un nascondiglio? Ma no, signore, è una riserva. Se resto senza di questi cosi, sono fregato. Quando ne tieni? E capirai, con le clienti, le modelle che vanno e vengono. Sei sempre spruzzoflitto. Sì, signore, il flitto. Michele, ma lo cesso, sto cuore. Ci manca solo lo sciacquo. O cesso che pì. Michele, chiudo lo cesso. Vedi, Carlo, dopo un po' che si accorgono del mio problema, subito dopo si alza la muraglia. Poveri cinesi, la tua è una muraglia difensiva, eh? Bravo, bravo, la mia è una difesa. È una legittima difesa. Carlo, 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 il mio è un caso disperato. Ma dai, non esistono casi disperati, sono disperati per altri casi, ma non è il nostro caso. Ma no, signore, io le ho provate di tutti i colori, sono stato fin anche da uno psicologo. Esagerato psicologo, che c'è uno psicologo con questo problema? Ho fatto corsi di autostima, poi mi hanno fatto fare terapia individuale, terapia di gruppo, poi addirittura ho preso delle medicine. No! Sì, mi hanno dato delle pillole bianche, continuamente delle pillole gialle. Ma perché neanche per scherzo lo devi dire? Ma tu sei pazzo! Cioè, tu per questo problema hai preso i medicinali. Ma mi fai rabbia, mannaccia capatoi. Ma il rimedio per te ce l'ho io. Tu dici che non piace alle donne, hai preso le pillole. E allora io ho la pillola per piacere. La pillola per piacere. Una di queste ti cambia la prospettiva della vita. Sono americane, mi arrivano attraverso l'internet. Ma io non ne ho mai sentito parlare. Le uso anch'io. Queste frizzano, frizzano in bocca. Stai bene con gli altri e con te stesso. Una pillola per piacere e la vita ti cambia. Ma ci si può fidare? Ti devi fidare. Ne basta una soltanto. Sicuro? Michele, sicuro? Questa frizza avrei la sensazione di te. Michele, si scioglie, ma che sta dura. Michele, con questo vai per incontri ravvicinati terzo di e quarto di tutte di. Ma frizza subito. Sì, Michele, mo è il modello lì a castica. Frizza, frizza. Vai che ti è la fatica arretrata! Ah! Ho salvato un uomo! Ma hai capito? Andavo dallo psicologo! Ha preso le medicine! In accapia del numero 2! Ma che cosa? Questa è la pillola per piacere! Ma che pillola per piacere? Fammo piacere, io sono contraria. Che è contraria? E poi c'ho da fare, devo provare gli abiti alle modelle. Ma che c'è se queste mi arrivano su internet? Queste frizzano in bocca, in acca! No, per carità, io se mi bevo un bicchiere di vino mi va in testa e non capisco niente più. Figurati queste pillole estasiatiche, capisci a me? Pillole estasiatiche? Ma che capi? Che stai scema Carlo, proprio? Carlo, 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 Carlo! Azzi, Michele, dovevo! Subito hai fatto! Michele ha castigato! Ah, se l'avessi saputo prima! Ma perché non mi hai chiamato? Ma come posso sdebitarmi? No, guarda, soldi io no! Tengo il caffè pagato, eh! Un cappuccino, eh! Ma no, signore! Ah, ceno tutto l'anno, eh! Carlo, non mi serve più! Il flitto! Il flitto, sì, signore! Michele, lo possiamo dire! È caduta la muraglia cinese! La muraglia cinese, il muro di Berlino, il muro di Gaza, Carlo, sono caduti tutti i muri! E fare una chiave che sti muri! Michel! Oi, Gil! E io! E per te muro di gomma! Di gomma! Michel! Ragazzi! Si imbalzi! Boing, no, boing, 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 boing! Carlo? Ehi, tengo fritti per moschi, fino a te! Carlo! 5, 6, 7, 8! La pillola che frizza è la pillola che dà, se ci credi per davvero, solo la felicità. Ci vuole tanta immaginazione per raggiungere un'illusione. C'è chi non prova niente e chi ci crede veramente. Non è una pillola per dovere, è il piacere che ti dà. Attenzione, non fate confusione. È un'emozione. Dell'amore è come il sole quando ti arrivi.
Lo sapevo io, me lo sentivo. Chissà che gli avrà dato a Michel Grippo. No, io mi devo solo ricordare quell'individuo, dove l'ho visto. Dov'è Grippo? È di là, con il suo uomo di fiducia. Sai, Concetta, io credo di aver esagerato un po' troppo con lui. Con Michel hai esagerato? Sì, è che quella sua timidezza mi irrita, ecco. Non riesce a sbloccarsi. Non riusciva a sbloccarsi. Che vuoi dire? Voglio dire che lo dovresti vedere adesso. Altro che timido, sembra un polipo, mette le mani dappertutto. Ragazze, sentite ragazze, ma che cos'ha Grippo che sembra un altro? Ma chi sembra un altro? Ma Michel, no? Oh, insomma, ma qualcuno vuole spiegarmi che cosa sta succedendo qui dentro? Succede che questo Carlo Scaldamaglia deve avere qualche piano diabolico in mente. Io penso che abbia drogato Michel. Concetta, ma che dici, lo ha drogato? Sì, gli ha dato una pasticca estasiatica, la pillola per piacere. Aspetta, aspetta, ma che cos'è questa pillola per piacere? Non lo so, lui l'ha offerta anche a me, ma io non l'ho voluta prendere perché io non mi drogo. Ma che droga? Michel ha una pillola, un portamento, un fascino che non gli avevo mai visto prima d'ora. Lui dice che queste pillole le ha ordinate su internet, ma io non ci credo, quella è droga. Ma dai, Concetta, tu sei ossessionata da tutte queste cose. Ma che ossessionata, Silvia? Sì. Io sono sicura del fatto mio, sono sicura che Carlo Scaldamaglia ci vuole drogare tutti per impossessarsi dei gioielli di Grippo. E secondo me si vuole impossessare pure lo corpo mio. Ma non ce l'ho addosso, è chiaro. Non c'ho rung, non c'ho rung, corpo mio, non c'ho rung. Senti carina, io dico che Michelle è più bella e più affascinante di prima. Scusa, se ne sono accorte anche le modelle. Che c'entrano le modelle? Che c'entrano? Ma se lo mangiano con gli occhi? Ma dai, lo fanno solo per calcolo, lo hanno sempre fatto, lo sai, G? Ma no! Ti dico che questa volta è diverso! Hanno perso completamente la testa, Carlo, tutte! Carlo! Michele, una di queste ti dura più di un'ora! Ma mi dà sicurezza, capisci? Sono un'altra, eh? Una sola! Ya, le metto qua nel cassetto se proprio ne hai bisogno, ma non credo che ti serviranno più! Ma frizza subito, frizza! Vai, Michele, a castigare! Un mostro creato, un mostro. Non si ferma più. Frizza, frizza. Vieni qua, prendine una tu, vieni qua. No, grazie Carlo, mi dispiace, sai, non posso perché devo andare a lavorare, ciao. Arrivati. Vieni qua Silvia, prendine una tu. No, grazie. Che ehi, ma chi da ora? Azzgala fa pure la schizzina, se succede la sanasa! Stanno so a che soldi, sti cose! Ma che ne capite, ca? L'alito è una cosa importante! Il buongiorno si vede dall'alito! Come era per voi chiamati? Come era per voi buongiorno! Oh, che giornata che hai schierato! Lo devi dire per forza, buongiorno! È un fatto di educazione! Si vuoi fare una cosa educata, a mattina ne ha parlato! Ti ha sta zitto! Sta bocca li acciurano! Perché la mattina è la fase più difficile! Non sei manca tu quello che ti esce la bocca a mattina! Il tuo stesso alito ti confonde! Non la nuova calda, senti la puzzica. E se la perdi di metà. Ma qual un metà? Sei bruschetto con l'aglio che ti hai mangiato ieri sera. C'è cheese, stanotte se respirava, cadì. Ormai è risaputo, quello che ti uccide l'alito è l'aglio. Questo ortaggio, l'avete mai visto da vicino? Una cosa piccola, insulsa, insignificante. Piccerillo! È capace di condizionare l'umanità. Se lo mangi di sera non ce n'è per nessuno. Pure zanzara fanno capo e murbo su suicidà. Ci appicciano un zambirone a me la respirare. L'aglio è terribile. Un consiglio spassionato: dopo aver mangiato qualcosa con l'aglio, perché succede a tutti, non prendete l'ascensore. Siamo troppo vicini. C'è sempre qualcuno che arriva e dice: che piano va? Come fai a dirgli all'ottavo? Tu è troppo espiato. Fatevi furbi, dite settimo, è ispirato. Tu vado al settimo, vado al settimo.
Sì, è tutto dentro. Jacopo, ma io sto un gallottato. Ehi, fai un piano a pelle, ma spalagna la figura di merda, però. Non lo vogliono capire. Non lo vogliono capire. Che poi queste persone, fateci caso, rifiutano ogni tipo d'aiuto. Quando ci accorgiamo che una persona, diciamo, soffre di questa, chiamiamolo così, patologia, noi per non farli sentire diverso dagli altri cerchiamo di stargli vicino, nei limiti del possibile. Cerchiamo di supportarli, di sopportarli. Gli tendiamo sempre una mano. Calamandina coppa! O è sempre chi che dice: no, ma che già fa con questa mandina? Che fa? Tu ci salva tutto quanto fino a mano. Guardate, l'alito è alla base dei rapporti interpersonali. Sapete quanta matrimonio si sono distrutti per colpa dell'alito? 20 anni di matrimonio scomparsi per un soffio di alito. Anche in ufficio, al lavoro, se scopriamo che un nostro collega ha l'alito pesante, il cosiddetto ciatilli ciucci, il soffio omicida, viene automaticamente messa ai margini della società. Nessuno gli vuole parlare più, anzi nessuno lo sentire parlare. Fateci caso, gli danno tutti ragione. Non parla proprio, tu hai ragione, tu ne hai parlato, hai ragione. Una volta ha ragione, se ne deve fes, mostra chi fa doccia. E non facideci. Tutti abbiamo un mostro in famiglia. Tutti abbiamo un amico, un conoscente, un parente con l'alito pesante. Il problema là è che per educazione un po' di mirigioni ci hanno supportato. E guarda casa, è sempre quello che arriva, magari di domenica pomeriggio dopo si è mangiato lì e di. E la casa è fa. Sta già parlando. A me. No, guarda, non ho tempo. Vado di fretta. Fanno, chiamami uno di queste sere a casa per telefono, capito? Io tengo zero scatta la risposta. Parliamo quando vuoi tu. Ma che capi? Io da già parlare vicino. E perché mi parlare vicino? Ti già fa sentire tutto quello che tengo in cuore. Come si fa? L'aglio è una cosa terribile. Chi sta peggio è l'aglio? Gile è finto! Gile è finto! E plastica! Gile, perché te la prendi con lui? È finto! Non ce la faccio, Carlo! Mi dai una mano? Ma ti serve un aiuto? Sì, Carlo! È pesante? Sì, Carlo! Sono cose da uomini, poi lo sai che io... Con gli uomini non viene niente a capire. È pesante? Gile è leggerissimo. Mamma mia, che forza. Se tu tieni la forza della mosca è diverso. Vabbè, dove te lo metto? Dove lo appoggio? Dunque senti Carlo, mettimelo là. Lo appoggio là. Sì. Grazie. Prego. Non mi piace la Carlo. Tu hai detto là, non porta a me. Lo so, senti Carlo, mettimelo. Chiamma bella. Di qua, dai. Lo dicevi prima, lo mettevo direttamente là. Dai. O piglio, levo, o sposo. Poi. No. No. Mannaggia miseria. Ma non facciamo sti cose però, eh! Ah! Come c'è miglia che è mucere, camminiamo, ce n'è solo solo, Gile è nudo, dove tocco, lo tocco! E tu tocca! Ma che già tu qua tocca! Dai! Un imbarazzo pure a me, tieni a me! Ma c'è per recchia chi? No! Gli fai male. Gli fai così, male, guarda. Così, dai. Bravo, ecco sì. Ecco qua. Va bene? Sì, no, per cortesia mettimelo un po' più dietro. Chiamma bella! Gile, lui è mano a cuore. Devi togliere le mani da cuore. Sì, scusa. No, va bene qua? No, un po' più dietro ancora. Mannaggia miseria. Tricipide! Basta, Gile, basta! L'hai messo stesso posto prima. Hai fatto un giretto nella piazza, eh? E dai, su, non ti scaldare, scaldamaglia. Ha fatto la battuta, fatta. Senti, Carlo, lo sai che tu hai un nome con un destino dentro? Ma veramente? Sì, 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 sì. Non me ne ero mai accorto. Come il grande Valentino. Lo stilista? Sì. Allora. Lui ce l'aveva dentro quando è nato.
mo si spiegano certe cose, capito? Secondo me anche tu ce l'avevi dentro quando sei nato. Ehi, bello! E quando sono nato già te ne vaffo! Ma talmente fuori che l'ostetico scambia il cito! Dovette intervenire mia madre, stiamo sempre con questo citofono in mano! Pronto, pronto! L'hai detto, sempre pronto! Scaldamaglia! Ho messo la maglia per non dire un'altra cosa, hai capito? Beh, guarda, se soltanto ti facessi guidare da me... Sì, tutte le palle faccia a chiappassi! Potrei fare di te un grande stilista della maglieria, sì, lo sai! Sì, maglieria! Ma lo dice il tuo cognome, Scaldamaglia! Sì, ma questo lo dice il cognome! Sì. Lo sai quello che dice il nome? No! Il nome dice Gil, non perdere tempo, ok? Carlo? Sono io. Carlo? Sono sempre io. Carlo! Che c'è sta l'eco? Senti, Carlo, perché non cambi nome e ti chiami Charlie? Che già fa? Charlie Fashion. Che è Charlie Fashion? Troppo gay per me. Sì, lo vedo, Charlie Fashion. Non vedo proprio niente, l'ho su Charlie Fashion. Io mi chiamo Carlo. Gli amici intimi mi chiamano Carlo Uccello. Ma il tuo nome è sulle più grandi riviste di alta moda, Carlo, ci pensi? Non ci penso affatto, Gino, non facciamo questioni. Lei è su Charlie Fashion. Io mi chiamo Carlo, se vuoi puoi chiamarmi Carluccello. Ah, Carluccello? No, Carluccello, Carluccello, con lo iello, lo iello. Stanno suonando! Dove? Posso rispondere al citofono? No, ci sono vado, ci sono... Vai, Carluccello mio, vieni, ti prego, sì. Ah, finalmente è arrivato il fattorino. Quale fattorino? Lei non è il fattorino? Ah, lei io! Lei? Sì, sono il fattorino. Perché qual è il problema? Ma non è quello dell'altra volta. Perché quello dell'altra volta com'era? Era più chiatto. Più chiatto? Ma mi risicca a me. E poi era toscano. Toscano? Quello dell'altra volta era brutto toscano? Sì. Qual è il problema? Solo che ho fatto la dieta, ecco tutto. Ma sa benissimo, sembra un'altra persona. Grazie signorina bella, lei è tanto tanto gentile. Ma io adesso c'ho da fare, c'ho da scappare. State buoni, ci vorremmo un'altra volta, via. E la pelliccia? Qual è la pelliccia? Che fanno, la ritira la pelliccia? Ma perché ci sta una pelliccia da ritirare, diciamo? E lei è venuto fin qua e non ritira la pelliccia? Certo che devo ritirare la pelliccia! Quale pelliccia è? Quella della signora... La pelliccia della signora... Ah, la signora Cosentino! Brava, la pelliccia della signora Cosentino! Che hai visto, nonni? Mi piace... È un capo trattato io personalmente. No, ho capito. È un capo che ho trattato io personalmente. Se tu l'hai trattato bene. E ora mi un po' a me che mi tratti un po' io, via. E che è tanto scalosa. No, capisco proprio a questo. È una cliente molto scrupolosa. Ecco, brava, scrupolosa, scrupolosa. Te tu mi dai la pelliccia e c'ho da fare. Già, perché come si dice, la pelliccia perde il pelo ma non il vizio. Oh, ma che la fa? Mamma mia, come sei ruvido. Ruvido? L'ho fatto per non ti fasciulià. Aspetta che ti chiamo la pelliccia, eh? Ecco, brava, chiama la pelliccia, dai, c'è da fare, chiamala. Certo. Pronto, Carlo? Sono Concetta, sì. Carlo, mi piace tanto la pelliccia della signora Cosentino, si è fatto in un toppettanto. Ma quale caramello in bocca? Muoviti, porta la pelliccia della Cosentino, avanti. Ora viene. Ma che tipo è questo Carlo? Un tipo veloce? Non me ne parli proprio di questo tipo, signor... E l'ho detto prima, fattorino! Ah, Rino! E di cognome come fa? Fatto! Si chiama proprio Rino Fatto. Io c'avevo un amico, si chiamava Dario Lampa. Io lo chiamavo Lampa Dario.
tutto lo sanno, sanno, mi pare un pappavallo. Sei carino? Sei volato pappavallo. Io mi chiamo Concetta, per gli amici Conci. Conci, te vai troppo Conci! Iva che hai preso! Ti posso dare il tu? Ma dammi quel che ti pare, basta che me l'hai avvolgito. Dai, perché non facciamo un po' di conoscenza? Ma te tu fa parlatorio? Sì, mi piace il parlatorio. Ma te l'ho detto ora, non posso parlottare. Certo, però che bella vita che fai, sì. Sempre in giro, sempre gente, sempre in movimento. Ma là sta la scala mobile. Io invece sto sempre qui con questi clienti e dipendenti che mi fanno disperare. E ce n'è uno, guarda, poi veramente lo tengo proprio qua. Ma com'è possibile, Michel Grippo? Io non capisco come fa Michel Grippo, il nostro capo, il nostro grande stilista, Michel Grippo, un marchio, una garanzia. Basta! Ma che si parla assai? Te tu risciatti mai? Te tu sputi mai in terra? Ah, ma lì c'è la signora Cosentì. Eccolo qua. E andiamo per la maschietta più Giovanna Zecca. E che ci fa qua? Cosa Zecca non se ne va più di ne menti. L'ha fatto pure una truffa a Gatto Silvestre, 50.000 euro, ma sì. Carlo, ma dove vai? Dai la pelliccia a Rino. Ah, si chiama Rino il signore? Te tu mi dai la pelliccia. Oh, vado pure toscano, parla. Ah, mi dispiace, signorino della Toscana, ma Michele ha detto che questa è una consegna che devo fare io personalmente. Ma chi è odesto Michele? Michel Grippo è il nostro capo, l'ho detto fino adesso, allora sei distratto quando parlo io. Te tu hai visto? Mi hai fatto il grifo pappavallo! Dammi la pelliccia! Avanti, dagli il pacco! Lo devo fare io! Michele ha detto che così deve essere fatto e così sarà fatto. Mi dispiace che è arrivato dalla Toscana fin qui inutilmente. Mi saluti tanto gli amici di Torre Annunziata. Di Pisa, di Torre di Pisa. Aspetta un momentino. Ma mica si chiama Carlo Uccil? Si chiama Carlo. Carlo! Ma come si può fare? Tenere la stessa voce di un compagno romì. Però chi si chiama Calluccillo non è e ti ha fosca baggato si veste 50.000 euro, ma è questo. Ma Ricky, tu tanta gente, ma ti rendi conto? Uno sgarbagatto Silvestro 50.000 euro mi è costato. 50.000 euro a Gatto Silvestro? E se erano gli aristogatti quando ci gustava? Questo è proprio tutto a scemo. Senti Rino, quanto ti devo per il disturbo? Guarda, se tu dammi solo le spese. Vedi, le persone oneste. 200 euro. Tieni parecchie spese. Vabbè, il camion, gli operai, la nafta mi costa. Ecco qua, 200 euro a te. Almeno mi porta a casa 600 euro logo. Rino! Non ho visto la bolla. Non ti preoccupare, ci ho messo la pumata. È pure a me che lo pareva la voce Calluccillo. Secondo me il cocco break sta facendo su Calluccillo. Senti pure... Rino, ma visto che adesso conosci la strada, perché non torni fuori servizio? Magari per un caffè? No, il caffè me lo posso prendere, il medico me l'ha proibito, capito? Ah, vabbè. E va bene, non ti prendi il caffè, tu puoi pigliare pure qualche altra cosa. Magari adesso do uno sguardino. Se c'è qualcosa da prendere, un'altra passeggiatina me la faccio volentieri, capito? Ma te ne vai o no? Mi piace. Che fai? Sfili anche tu adesso? No, sto provando questo capo. Quale capo? Questo capo a capo, che sta a capo a capo. Spiritosa. Ho visto Michel con le modelle. L'hai visto? Sì, avevi ragione tu, Jill. Michel sembra davvero cambiato. Quelle pillole hanno qualcosa di strano. Lo dicevo io, Carlo Scaldamaglia, il cerchio si stringe. Eppure sembrano delle semplici caramelline innocue. Sembrano. Potrebbe essere tutto un imbroglio. Per ricattare Michel? Per raggirarci tutti. Io telefono al commissario Pepe, deve assolutamente intervenire. Fermati! Non sappiamo ancora niente di certo, dobbiamo aspettare. E nel frattempo, vi prego, non tocchiamo niente. Aspetta un attimo, ma se funzionano veramente? E io dovrei prendere una di quelle cose? Beh, per piacere a Michelle. E tu per piacere a Carlo? Tu parli così perché nessuno ti fila. Basta, insomma!
Ho detto che queste cose non si toccano. E non le tocchiamo. Non le tocchiamo. Ui, perché? Se n'è andato? Chi? Ho fatto Rino. Rino? Se n'è andato. Meno male. Facciamo attenzione. Ci sono un sacco di truffatori in giro qua, eh? Facciamo molta attenzione. Teniamo gli occhi aperti. Ehi, magari. Io non sto tranquillo, capito? Non sto tranquillo. A me questo non mi piace. Vado a vedere in fondo alla strada. Hai capito? Lui non sta tranquillo. Io non dormo la notte. Lei non dorme. Io non dormo la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte. Io non dormo mai. Io dormo. Guardare ma non toccare. Toccare ma non provare. Non ce la faccio. Facciamo così. Provare per poi vedere. Frizza! Come sta tornando Frizza? Indietro! Lo sapevo, sta tornando! Non mi deve riconoscere! Frizza! Mi riconosce così! Oh. Non mi deve riconoscere, non ce la faccio, qui senza la 50.000 euro, mannaggia! Chi l'ha preso la pillola? Non mi deve riconoscere! Carlo! No, Gil, è un travestimento, non c'è. Carlo! Numero due! Gil! Charlie Pesce! Oui, c'est moi! Carlo, uccello mio, vieni qua! Senta! Il cittadino! È inutile che ti accamuffi! Ti ho riconosciuto! Tu non sei Carlo! Sei Galluccello! Beh, allora... Ci vogliono 50.000 euro. Un po' caro, ma parliamo. Ma te ne vai, Anno! Ragazzi, prepariamoci per il quarto quadro. Su, su, avanti con questi culetti brasiliani. Su, qualcuno mi chiami Conci. 5, 6, 7, 8. Silvia, andiamo a vedere se ci sono ancora le pillole nel cassetto. Sì, controlla se Gil è andato via. È andato via, tranquilla, non c'è nessuno. Eccole. Beh, non deve averne prese molte, il barattolino è quasi pieno. Io l'ho visto con questi occhi. Ne mancherà giusto qualcuna. Sai che facciamo? Chiudiamo il cassetto a chiave e mettiamo le pillole dentro. No. Prima ne prendo un paio. Che vuoi fare? Ho un piano. Un piano, Silvia? Non complichiamo la situazione. Voglio solo vedere che faccia farà Carlo Scaldamaglia quando anch'io prenderò una di queste pillole per piacere. Ma perché lo vuoi fare con lui? Sì, con lui. Ma sei impazzita? Quello ti salta addosso. Ma non lo vedi che tipo è? Ha il vizio stampato negli occhi. Tu ti prendi pure la pillola. Sì, vogliamo fabbricare il mostro in casa. Concetta, devo rischiare. Lo faccio per Michelle, lo sai. E poi Gil dice che sono innocue. Traditore. Non gli credere. Chi prende queste pillole? Già, depilate pillola. No. Ah, stanno là. E non l'avevo vista.
Chi prende queste pillole diventa irresistibile. L'ho visto io, Carlo Scaldamaglia ha perso la testa per Jill. Charlie Fashion, c'est moi, Jill, oh Jill. Ma se riesco a svelare l'inganno, sarà chiaro finalmente a tutti il disegno perverso di Carlo Scaldamaglia. Silvia, parliamo sedute che mi fanno male i piedi. Silvia, ho detto parliamo se tu sei. Lasci il suo recapito. Se ci serve qualcosa, noi la chiamiamo sicuramente qualche consegna. Mi hai 50.000 euro. Me lo fatto veramente. Mi hai 50.000 euro. Andare, non me lo voglio. Tu te ne devi andare. Non mi muovo. Rino! Un pappavallo! Mi scusi? Ma lei chi è? È Rino il fattorino. Ah. Sì, sono Rino il fattorino che è venuto per ritirare la pelliccia. È un equivoco, ma si è chiarito tutto. Non è mio vero, non si è chiarito ancora il tubo. La bolla che mi ha fatto vedere non è del nostro atelier, è di un altro atelier. Stava andando via. Bene, allora io torno nel mio ufficio che ho ancora molte cosette da fare per stasera. Vero, Conci? Tutti abbiamo da fare, anche il fattorino da fare. Vero, fattorino, e tanto non c'ho nulla da fare. Ma io, tranquilla che posso pure aspettare. Oh. E tu guarda, si era impignata sotto la giacca. Si era impignata, noi l'abbiamo spignato giusto a tempo. Hai abbiamo fatto bene. Tu te ne devi andare, capito? Non me lo vuoi, che tu te ne devi andare. Tu te ne devi andare, tu te ne devi andare. Sei venuto a prendere qualcosa insieme a me. Ma che ti è una caramella a mu? Ma come che parla così? Mi dispiace, ma sono già da prendere qualcosa insieme a Carluccello, vero? E chi è Carluccello? Carluccello si prende qualcosa. Dai, si prende. Non capisco quello che ti dice. Diamoci qualcosa, Carluccello. Diamoci qualcosa. Ernesto, che l'ha lato, non mi conosci. Come ti conosci? Tu sei Carluccello, come ti conosci? Capisci? Non mi devi... Ti conosci, sei Carluccello. Abbassa voce, sta quello, non mi devi... Ma io ti conosco, sei Carluccello. Qua non mi devi Se tu Carluccello sei troppo fashion. Se tu guarda come stai Trenti. A 31 di scasso tutto che sto giovanazzi. Rino. Non mi devi riconoscere, capito? C'è sta... Rino. Ma che? C'è sta che l'allai a me. Rino. Ma che? È vero che la fai male, non da sotto. E che è viva. Sarà viva. Rino. È viva, leva da luogo. Rino. Ti rubata la radio sveglia. Voglio. Mario, lo posso fare? Pure la radio sveglia! Ma non mi diamo la radio sveglia! Ma mi piace, posso fare la radio sveglia! Rino! Oh, pappavallo! Si chiama Concetto! Concetto, pappavallo! Tu non sai che le chiede, un po' piacere! Aspetta un minuto! Che tu vuoi? Si è preso la pillola! Non lo so! Domanda! Ti hai pigliato la pillola? Quella pillola? La pillola che uno si prende quando si prende la pillola. La pillola che uno si prende quando si... Che pillola è? La pillola. Non pigli nessuna pillola, okay? Ho fatto le analisi, sto benissimo, non prendo pillola, capito? Non ti agitare. Capote, nervosi se ti ha pigliato. Dove vai tu a sta pillola? Non se l'ha pigliata. Se l'ha pigliata. E tu te l'ha pigliata, te l'ha pigliata. Ma con me non funziona. Ma che fa? A dolamena! Con me non funziona! È passato! È tornato però! Ma che è? Hai capito? Vizioso! Oh. A me vizioso! A corte e curve, sbando a rimorchiare, te lo dai! Tu annazzi, tu te ne hai accadinta, capite? Ne devi Carluccello! Vattene! L'eroe dei due mondi! Vattene! Ha salvato la valigetta! La buona, ma vera! Che è sta valigetta? Ma è tutta cosa, Gil, un fumonello. Gil? Gil! E che ti ha detto? Te ne dico. Come ciò, sai che? Io, perché? Che cosa? E la valigetta! Ma che è sta valigetta? Ci sta in la valigetta? Cioè, ma che a me me lo puoi dire che ci sta in tavola? Tu non devi stare a sentire quello che dice Gil. Ma dove c'ho sta qua? Dicevi, ma chi sta qua? Che ci fa? Che ci sta in tavola? Ma quella valigetta? Nella valigetta che c'è? Quella valigetta! Che ci sta? Sono frusaglie, bisutterie! Sono frusaglie per un valore di 2 milioni di euro. Dai, ti pure che sto fumando? Ma hai tutto cosa? E mai ti pure che tu le fumi la mano? Ma è troppo un buon compagno mio. Ma come voleva te, Charlie Fashion? Pure Charlie Fashion! Il mio compagno mio si chiama Carluccello! Ma stai esaurendo questo Carluccello! Io non mi chiamo né Carluccello né Charlie Fashion! Io mi chiamo Carlo! Carlo Scaldamaglia! Ma che stai dicendo? Sì, ho deciso di cambiare vita! Non voglio cambiare più la paura di fringalera! L'ultima volta mi sono fatto 11 mesi e 29 giorni, quasi un anno in carcere insieme a Gigina Papacello. Lo ricordi com'era grosso Gigina Papacello? Non mi ricordo. Vattene a fare un anno in carcere da 2 metri per 2 metri, ma te ne va Papacello in galla, te.
E qual è il problema? L'amici dovevano trovare tutti i giorni, tutta a passare a Pasqua, che suffo la Natale. Peperoni imbottiti a Ferragosta, la lasagna a carnevale. Ma mi sono morto a ingrassare. Ti fai bello, shoot, shoot. Non mi voglio fare bello, shoot, shoot. Grazie a Michele, finalmente ho un lavoro onesto, un lavoro vero. Per la prima volta nella mia vita ho un lavoro onesto, sembra strano pure a me. E voglio continuare a vivere onestamente. E c'è danno mi sa che mi sa palluccè. Sì, e ne vado fiero delle mie pallucelle. Ci dovresti pensare pure tu. Ma danno pure a me la camicia a palluccè. Trovati un lavoro. Che già fa? Una fatica. Ehi, è pesante sulla parola, una fatica. Guarda, guarda. Invece io da che lavoro onestamente mi sento molto più leggero. Sono cambiato finalmente, mi sento una persona diversa. Ma la luce in voce, mia. L'uomo di fiducia di Michel Grippone tiene pure le chiavi della cacciaforte, ma è te gilla. Non sei scudato niente, fammanello, eh? Diamoci la valigetta e diamoci. Ti ho detto che io queste cose non le faccio più. Ma si calucci e lo compagno mi che facette la truffreddia quando shake Giuseppe Ranaman a baracca. Ma quale baracca? Ah, baracca lo shake. Perché lo shake stai in da baracca? E sarà stato per il rotto Ramon. Ti chiama una cosa in faccia. Lo shake si chiamava Yosef Ranaman al baracca. No, capito. Yosef Ranaman al baracca. È arabo, shake. E la parola truffa non la devi dire qua. Perché? Perché non mi conoscono, non sanno niente, non sanno che io prima facevo le truffe. Zanini. Se Michele viene a sapere una cosa del genere, mi butta fuori. Non lo conosci? Tu abbassa voce, mi sei sa Michele, mi sente! Non lo sanno! Non sanno niente! Che tu sei stato capace di vendere i frigoriferi agli esquimosi! Ma che gridi? E poi che vende? Che vendevo? Io ho partecipato al piano di risparmio energetico del governo americano per lo Stato federato dell'Alaska. Ecco, defirà dei combinati. Oh, mi rimpiangono ancora al Polo Nord. Si frata a me. Ma hai capito quanta corrente hanno risparmiato? Non dovevano mettere neanche la spina con i miei frigoriferi. Si ho più grande bidonista di Napoli e Tito. E quando riga Napoli e Tito, non riga del mondo e Tito. Tito, no, sta stanno il tuo paese a Tito. Ma luce, piamoci la valigetta, diamoci. Ho detto che questa cosa non è facile. Dai, piamoci la valigetta, diamoci. Dai, zitto, che iacca, non me ne va. Ah, sì, voglio vedere se te ne vai. Dai, zitto, che iacca, non me ne va. Aiutami, aiutami. Ti prego, dimmi che eri tu. No, ero io. E lei? E che modi, lei mi ha messo le mani addosso. Lei è veramente un cafone. Signorina, io le chiedo scusa, sono mortificato. Accompagnavo Giovanni alla porta, non mi sono reso conto. Comunque ci si stava divertendo un po'. E l'atelier è chiuso, non c'è nessuno. È chiuso? Sì, stiamo lavorando per la sfilata. Meglio, sono Geneva Alton. E chi è che? È un affresco, una statua, una venere di Mimmo. La venere di Pasquale, sono proprio volo. Guardi, sono stanca eppure assetata. Posso avere qualcosa da bere? E capi a buon bar, che? Signorina, è un atelier, stiamo lavorando per la sfilata. Senta, può passare più tardi? E mi lasci, è certo che no, più tardi non è possibile. Devo tornare urgentemente a Parigi. Parigi? La mia cara amica Sissi ha avuto un brutto incidente ed è ricoverata in ospedale, capisce? Sissi? Sì, capisco. Tu hai capito? Sissi. E purtroppo io dovrò rinunciare alla sfilata. Ci dispiace. Ma almeno volevo dare uno sguardo alla collezione. Posso? Signorina, siamo indaffarati, ma come glielo devo spiegare? Geneve Alton. Che già fa? Io sono Geneve Alton. Mica è tanto Alton questo. Ma non le dice proprio niente il mio nome. Ma chi è la signorina Saggi di Sanassa? Ah, ma non le dice proprio niente il suo nome? No. Tu dai spiatta là per fare finta che non sa. Che già spiatta là. Senta signorina, io non la conosco, il suo nome non mi sovviene, abbia pazienza. Io non ho tempo da perdere. Ah, neanche io, sa? E lei Michel Grippo? Io? No, oh, capite una cosa? No, Michel Grippo, no, lei fa confusione. Diciamo che sono un suo collaboratore, ecco. Vabbè, però è uno stilista anche lei. Io stilista? Ma quando... niente meno, signorina! Guarda sì! Scente! Parla bene, che è su scente? Il signore qui è il più grande stilista di Napoli e Din Don. Din Don Don! Il signore qui è... Charlie Fashion! Charlie Fashion! No, sì, cioè, io mi chiamo Carlo. Vabbè, però si fa chiamare Charlie Fashion. Basse. Diciamo che non ho ancora un mio marchio. È che, insomma, signorina, è una lunga storia. Non so nemmeno come spiegarglielo. È stata tutta un'idea di Jill. Di chi? Jill. O Fumanel, capisci? Vabbè, è un designer? Che ha detto? No, capito. No, capito.
ho detto, lei è un designer? Un designer? Ma niente meno, signorina! Ma lui è un grande designer! Designer, non c'è nemmeno come un fa sulle figure in media stasi, parlo io! Io sono la figlia di Tom Alton. Hai capito chi è la signorina? È la figlia di Tom. Tom, l'inventore dei navigatori satellitari. Ma no, Building. Chi è sto Billy? Lo conosci? Billy. Ma la andiamo, ma si c'è? Ma fai figure me. È edilizia. Noi siamo una famiglia di costruttori da 7 generazioni. 7 generazioni? Che sta patando? Benissimo. Senta, quindi... signorina, ma edilizia abusiva, intende? Sì, edilizia abusiva. Facevi vedere il villetto a schiera a Santa Maria del Cetro, facevi. Signorina, la prego, mettiamo la borsa in mani sicure. Grazie. Prego. Ma si figura. Ma la nemichita è viva. Sa, come le dicevo, penso che i miei antenati in America abbiano costruito la prima capanna. Ah sì, ora ricordo, la signorina appartiene allo zio Tom. Che zio? A capanna lo zio Tom. Lei non lo conosce, lui fa un sacco di battute divertenti. Ah, la capanna. Il padre della signorina, per rispetto al nonno, messo il nome a figlio Tom, capito? Tom è Jerry, lui, ma non è da bolso. Vabbè, dai, però siete simpatici. Grazie. Anche se a volte non capisco quello che dice lui. Giovanni, non lo capisci? A volte? Io non lo capisco mai. Mai? Che è l'italiano, non è? Perché non capisci? Lascia! Ehi! Quasi quasi mi cascava tra le braccia. E lei, da perfetto uomo galante, pronto mi ha soccorso. Diciamo che le ho fatto un pronto soccorso. E se chi non l'aveva in mano in la borsa, io mando il soccorso. Ma lasciami se! Ma perché te la sei buttato? Vai, vai, vai! A me non mi fai messa, le va a in da bocca! Sono l'antifurto, giù! Sono catastato, mannaggia! Che succede? Mamma mia, che Lucia! Ma che lei? Ma ci visto, mo copitono, ma ci visto! Come? Mamma! Ho detto che lui fa le gag! Ha messo su questa scenetta per sottolineare una meravigliosa borsa di pitone originale. È farsa. Che le dà nei soldi è farsa. E facciamo noi a Napoli che si come. E il nostro teneva uno steccari. Beh, uno Biri tu. Giù è una borsa della nostra. E sta accattato Manonina. Signorina, mi tocca una curiosità. Sì. Dove l'ha comprata? Questa? Sì. A New York. Oh, è arrivato fino a là! Oh, pitone viaggiato! Vabbè, ovviamente lei non può capire. Mi è costata un occhio della testa. Di avere 50 per panzogni per colpa tua. Lo so, mangiare la gigina a fare 5 euro ci voleva. Ma tu che buon amico, signorina! Ma perché giungere zino a New York quante le meglie griffe le facciamo noi? Sì, gli facevi il graffo, voglio vederlo. Pure Giovanni è nella moda. Giovanni? Diciamo che eravamo soci, poi come vede ha fatto una brutta fine per Totoni Quagliarella, mi pare. E abbiamo interrotto ogni tipo di relazione. Aurora si metteva su una nuova società. Aurora, da Ronghi, Aurora! E invece mio padre da qualche anno investe parecchi milioni di dollari nel business delle produzioni televisive. Le fiction. Ottimo investimento. Con la recessione in America investire sulla comunicazione di massa rende. A massa rende. A bella massa, signorina. Si intende anche di finanza, lei? Beh, guardi, lui si intende un po' di tutti e tre i campi, sa? Finanza, polizia, carabinieri. Ho detto che lui fa le battute. Guardi, ho omesso soltanto la guardia forestale perché è l'unica cosa che non ho mai fatto nella mia vita è il bracconiere. Che spiritoso. Che le spezze che faccio spiritosa, signorina. Vabbè, e adesso stiamo preparando una nuova serie ispirata al mondo della moda. La moda? Siamo alla ricerca di un nuovo marchio da lanciare nelle nostre fiction. Eccolo, l'ho trovato. Sì? È interessante, lo sa? Ma vogliamo stare in piedi, prego! Accomodiamoci nello studio di Charlie Fashion! Signorina, la prego, accomodiamoci qua. Rosto, sto chiudo nel suo studio. Accomodiamoci. Ma non, cavolo! Che disegni Michele su una chiave, questi sono suoi? Signorina, lei mi offende, questa è carta straccia. No, vabbè, ma che dice? Ma sono bellissimi! Le piacciono? Ma certo che sono i suoi! Lui è creatore in persona! Sì, ero creatore in persona, non fulminavo all'istante uno come me.
Ma serio? E che sto pazziando? Ok, prendo qualche suo modello, lo voglio far vedere a papà. Per la fiction? Sì. Guardi, gliene sarei grato. Dica a papà che Michel Grippo è uno degli stilisti della nuova generazione, molto apprezzata anche in America, sì. Ma in Double de Chung. Molto apprezzato, per esempio, a Hollywood. Apprezzatissimo ultimamente anche a Bollywood. A Sherwood. Ma la spirata è robinuta, ma fa... Un po' vai ric per dare ai poveri. Io ti scasso tuo lato povero, capì? Va bene, davvero niente male. Prendete, prendete, sono 1.000 euro a pezza. Mi sa bancarello come svegliato, 1.000 euro proprio, vabbè. Mamma mia, mamma mia. Oh, vai cagapante, sei volgare. Smetta, guarda là. Guarda là. Ti esce un sangue buono! Stavo guardando la senga alla tele. Si è spuccata? Ti fatto tu. Questi sono 5.000 euro. 5.000 euro? Li consideri un'opzione per il contatto? È contatto? Ronghi, io contatto a te, disgrazia. Signorina, lei deve stare tranquilla. Appena la merce è pronta, noi glielo manderemo tutto quanto a casa. Allora, signorina, sono 5 pezzi, ma ti davi la rinda a borsa, non vuoi uscire per anni, nessuno camminato sotto muro, fui sempre voi. Via, 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 via! A casa mi hanno le sigarette contrabbando a questo. Signorina, l'accompagno io all'Ole Maggi da Bir! Napoli e poi muori, è mai stata a Napoli? No. Ci deve andare, lo sa? Ia morire, capi? Ia morire, disgraziata! Vabbè, senta, questi li mando subito a papà, li scannerizzo oggi stesso e glieli invio. Brava, brava, scannerizzi, scannerizzi! Che mo che scendo, ti scannerizzi a te! Signorina, ha dimenticato la zanzariera. No, è il mio cappello. Un cappello, figure me. Tengo i zanzarieri dalle qua la casa mia crema. Quindi Charlie Fashion by Michel Grippo. Ma serio? Speriamo. Ed io spero di rivederla presto. Eh no, questo dipende solo da papà. Ma papà fa sempre quello che dico io. Ah, e al... Au revoir. E allora è più forte te! L'ho fatto solo per Michele, ricordatelo! Sio più grande su una femmina in Napoli è Dindo! Dindo! E quando riga in Napoli è Dindo, non riga del mondo è Dindo! Dindo, posso l'assegno, Dindo! No, no. Dindo, posso l'assegno! Un acconto dei soldi che mi dovevi! O gioco! Ok, riteniamolo un acconto. Questa è l'ultima affare che facciamo insieme. No, no, Calucia, ma fa l'affare la valigetta! Non c'è nessun affare della valigetta! Dobbiamo prendere la valigetta! Vattene! Vabbè, non c'è problema! Tu fa solo tuo lavoro! E qual è il problema? Allora io ti canto in diretta. Sì, ma si muove festival. Sì, sì. Addosso a Michel Grippo. Già, giù, sei ridico. Ha già parlato con Michel Grippo. Già, signor Michel Grippo, il signore qua è un truffatore. Oh. E brighio per te. Oh. Ha già parlato. Oh! Ma perché mi vuoi rovinare? Perché mi vuoi rovinare? Allora mettiamo pure a me dall'affare della valigetta. Non c'è nessun affare della valigetta, come da già spiega in cinese. Credimi, non le voglio fare più certe cose. Non le faccio più certe cose. Sono cambiato. Non mi credere più. Ma perché sta vita è fatta così? E come faccio a convincere? Ok. Facciamo il piano assieme? Fammi trovare una soluzione. Mica è facile. Trova, trova. Sei il creatore? Crea. Sei il pensatore? Pensa. Sei l'ideatore? Idea. Ma che stai dicendo? Ma che era fa? Oramai mi ero fatto tasca l'erba. Era giuro in una maniera. Un'idea? Eh. Ma sta venendo un'idea. No, pigliano nato, che se ne aveva buono. Facciamo il colpo assieme? Sì, facciamo il colpo assieme. Poi quando si bella. Ok, mo te ne devi andare. Quando è pronta la situazione, dia mio te fa 6 mesi. Vai. No, io a cammo ne va. Cioè, la dobbiamo fare, ho fatto la valigetta. Devo preparare un piano. Quando è pronto tutto, ti dia a te fa 7-8 mesi. Ma no, io voglio stare dentro il piano. E come giustifico la tua presenza qua? Mi prendi a lavorare con te. E che sono un proprietario. Sei l'uomo di fiducia del proprietario. Ma l'uomo di fiducia? E io faccio l'uomo di fiducia dell'uomo di fiducia. Oh, stammi chi ne è fiducia? Ma chi si creda? Vedi? Faccio il centrellino. Ma quale centrellino? Chi stai scendo? Michel Grippon, oui. Posso dare? No. Oui. Posso no! Faccia miseria! Oui. Posso no! Ah! Sì! A questura! A polizia! Pito telefono! Eh no! Pito telefono! Eh no! Pito telefono! No! Te!
Grazie. Tenga, primo, no, bro. Ho attaccato, giù, ho attaccato. Sta concetto, fa preoccupato. Chi era a telefono? Tutto a posto, Concetta, hanno sbagliato a digitare. Ma tu stai ancora qua? Sì, mi sono detto, mamma, ne posso un po' che coscio. No, tu. Ah, seggia. Lo sapevo. Anche la seggia, sapevo. Oh, da conosciuto. Ma la seggia a dondo l'hanno fatta. Da riconosciuto. Come mi ha riconosciuto? Nuove posizioni. Allora ci provate gusto tutte e due. Ma che ci provate? Ma che capi, Conce? Ma che capi? Azza gusto. Mi stava spiegando la sua vita da disgraziato. Vedi, chi è un grande? Cioè, chi è? Sono le posture che assumono quando caricano, scaricano. Chi le fa una vita disgraziata ai fattorini? Sì, è proprio vero. Si fa una vita disgraziata che è una cosa pazzesca. Si comincia a lavorare la mattina presto, si fa avanti fino a notte fonde. Corica, scorica. Tu hai fatto Torino? Ma... A Torino? A Milano! Fa a Torino! No, a Rofoli! No, tu a morire! A Raggia morire! A Torino a morire! E già siete andati a prendervi qualcosa insieme? No! Non ancora, ma s'andava orrore, vero amore mio? Amore mio, fai pure un gesto della mamma, tu mi vuoi rovinare a me, fammi capire. Non è colpa tua. Quello. La colpa è delle cattive amicizie. Ho capito, tu gli piaci. Adesso giochiamo ad armi pari. Ok. Te tu c'hai la chiave! Mamma fammi! Zerro, dove vuoi? Me lo dite dove lo trovo adesso, dove lo trovo? Conci, siamo nei pasticci! Ho bisogno di uno schiavo egiziano per una coreografia che sto montando, trovami qualcuno che possa farlo, ti prego! C'è Carlo Scaldamaglia, fa sempre tutto lui! E che faccio, lo schiavo egiziani? Carlo! Gilo, ho già troppe responsabilità qua dentro, io mi piace! Anche Rino, però! No, Carlo, ne né Carlo né Rino, Carlo da fare, Rino è un corriere che corre. Ma perché lo posso fare io? No, infatti toscano non posso fare l'egiziano. Guarda come ve lo faccio bello. Vediamo. Wow, con piacere egiziano, chi sei profilo egiziano? Chi sei egiziano? Oh, guarda egiziano, sei pezzuttato. No, ho capito, lo decide lei. Non hai capito niente. Insomma, io ho bisogno dello schiavo egiziano, capito? Fate come volete, ma che stai facendo? Li stai facendo arrabbiare tutto, non hai capito niente. Tu mi ci hai fatto mai niente, David. Tu sta capo la devi buttare, capito? Tu ti assassini. Tu ne parla, mi fa me Giovanna se quella si arrabbia è la fine, capito? No, ti astazzi, tu ne parla, se quella si arrabbia non è che te ne devi andare solo ad uscire mai tutti e due, ti astazzi, tu ne parla, se quella si arrabbia è la fine, come ti astazzi. Tu sei incazzato. Tu sei incazzata in brutto, cioè. Non l'hai mai vista così. Provatene. Già, sali dalla scala, già, sali uscite in coppia, vai. Già, non tornare più qua. Già, da puntato, già, che siamo tranquilli, già, da puntato. Mi chiamare di rinuino! Levamelo! Disgrazia! Si è arrabbiata! Se prima ti poteva aiutare, adesso hai chiuso! Mi potevo aiutare! Lei è la caposarte, la factotum! Ma fa che? Lei fa tutto, parlava con Michele, ti faceva trovare un'occupazione e tu rimanevi con noi! Ma chi? Lei! Un papà vola! Concetta si chiama! Azza! Cioè, vattene di qua, che me. Ma cortesi lettere vocana! Cioè, è meglio che te ne vai di qua, senti! Ma cortesi lettere vocana! Cioè, non mi piace, vattene di qua, senti! Per cortesia letta un poco anante! Giocatela bene questa palla, Giua, giocatela bene! Bambola! E quando ti crede questo? Quando ti crede questo, disgraziato! Dici a me? Ha creduto! Te tu lo sai che mi piace da morire! Odesto ammasso di carne! Esagerato! Di petto, di cosce, di piede! Vigna! Di musso! Fatto un misto dove volo lo spiedi o vario musso! Bambola! Ma dove ce l'avevi conservata te, tutta sta roba? Do frigorifero, si non so per te! Ma che verità! Funziona! Io già mi sento tutto scombustionato! Anche a me, ma sta facendo un certo effetto!
Cioè cotta, portatela, portatela. Ti posso parlare assulo assulo? Sì, andiamo di là nel magazzino che non ci sente nessuno. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Oh, pure Pusi, state capace di puzzutta. Che belle parole, l'hai scritto tu? Ma che pacche, sì, l'hai scrisse lui, vinse Sanremo con questa canzone, non ti ricordi? La cantava dal teatro Ariston. È morta. E che ci ha voluto papacare? Bravo Giovanni, portatela, Giovanni. Giovanni, ma... portatela, abbiamo poco tempo, Giovanni, piglia e portatela. Giovanni, piglia e portatela. Giovanni, Giovanni, poco tempo, Giovanni, piglia e portatela. Giovanni, portatela. E che ci va a inzare questo? A inzare, Giovanni, trattieniti un quarto d'ora, una mezz'oretta, anche un'oretta e mezza, capito? Giovanni, devi trattenere. Sì. Giovanni, comunque ti devi trattenere. Sono 10 anni che non vede un uomo questo, Giovanni. Per un paio d'ore, Giovanni la zecca. Non credo che lo vedrò. Vuole fare il piano con me? D'accordo, facciamo il piano assieme. Vuole i gioielli? Va bene, caro Giovanni, ti darò i gioielli, tutti quanti. Sei solo? Sì! Sai, Carlo, stavo pensando che da quando sei qui non abbiamo mai avuto modo di approfondire noi due. E vuoi approfondire? Ti tengo lo spiegato che ho approfondito per fare tre. Sei sempre così preso. E ho le responsabilità. L'integerrimo uomo di fiducia. Sì, sì. Secondo me tu nascondi qualcosa. Ma quando mai? Di la verità. Ma stai scherzando, Silvia, dai. Ma non in superficie. Dove? Sotto. Ti sei adombrata, Silvia, mi vedi più alto. Ma perché... sotto questa corazza. Ah, ma tu parli della corazza. Te sei accorto pure tu, eh? Mi sono iscritta alla palestra ieri sera. Ho fatto certi bicipiti esagerati, ho fatto. Sei contento che Michel sia cambiato? Eh? 99 e 100! Ho fatto 100 flessioni mentre che ti sei girato. Hai visto? Nel suo ufficio non c'è più. Eh sì. Finalmente è uscito dalla sua tana. Tana! È meglio che ti siedi qua, Silvia. Sì. No, questa... è rotta. È sempre con le modelle adesso. Ma no, non te la devi prendere, c'è la sfilata, deve darsi da fare, lo fa per quello. Non ha più fobie, è tutto superato. Devo dire la verità, questa cosa mi riempie di gioia, E suppongo che per questo dobbiamo ringraziare te. Bravo, ringrazio, sì, ringrazio. Ringrazio poco più a destra. Parlavi della muraglia? Sparita. Completamente. Ma succede a tutti, Silvia. Specialmente dopo aver mangiato qualcosa con l'aglio. Non c'è niente da fare. Dopo hai l'alito pesante. Io prendo una di quelle mie caramelle e l'alito torna a posto. Caramelle? Sì, si chiamano candy. Se ne mangi due si chiamano candy candy. Frizzano in bocca, per un alito sempre a posto. Per un alito sempre a posto? Sì. Eh già, perché quelle sono delle semplici caramelline. Confettini! Chiamiamoli confettini. Per l'alito. Per l'alito, bravo, ma ti lascio la bocca bella più di un'ora. E se io ne prendessi uno adesso? Hai mangiato qualcosa con l'aglio? No, non si sente. Guarda che io sono severo, Se lo sento lo dico. E se ne prendessi due? E che ti hai mangiato? Una treccia, dai. Dai, sto scherzando. Frizza, Frizza. Ma frizza. Hai visto? Si scioglie subito, ma ti dura un sacco di tempo. Questa ti... E come frizza? Questa... Silvia, ma che stai facendo? Silvia, remember. Michele, amico mio. Siete amici. Silvia, remember ancora. Più di prima. Lo conosco da tanto tempo. Da tanto tempo? Ma sono viva! Ma io sono sto mica. Chi ha spento la luce? Ho fatto una battuta esagerata. Sento caldo. Mi sono tutto surato, insomma. Torno nel mio ufficio a finire di spogliarmi. Che fai, vieni? Vai, sì, via, vieni. Qualcuno ma ci me una figura in mezzo a tutti e due. Avanti, Carlo, non essere timido. Ma guardi, ma che capi di timida? Dai, ho preso anche la pillola. Bravo, così ti risparmi brutte sorprese. Vai, Silvia, vai. Allora non vieni. Senti, Michele, amico mio, lo vuoi capire, sì o no? Bene, avevo ragione io allora. Questa pillola non funziona. Ma che hai capito, bella? Io non ti ho voluto mortificare. Oh, si sentiva l'aglio sana e sana. E appena messa la caramella in bocca è arrivata la primavera. Gli uccellini cinguettavano festosi. Si sono luata a mascherella. Ma che sta succedendo qua?
Michele tocca alle ragazze, Gilles sta sempre ingrifato, Concetta con Giovanni, Silvio con me. Ma c'è stessa un'epidemia, Cadin. Chi è? Chi c'è? Giovanni! Ciao tutto, tutto a posto, Salvato! Chi è Salvato? Giù, ma ti hanno investito! Giù, che succede? Giù, no, qua no! Qua no, questa è rotta! Giù, sei... Ma che tazzarisce tutto! Ma chi è tutto? Ma che tazzarisce tutto! Giù, ma so... Tutto, ma no, so Carlo! Qui, caro Carlo! Giù, ma mi dici che è successo? La mamma di chi? La mamma, la mamma... La tia, la nonna! No, io... Buona mamma, tu morisci, che è successo? Concetta là. Che ha fatto Concetta? Che ha fatto? Ma che è sta storia del pillola? Pure tu che è pillola, mo? Concetta mi ha detto che si è presa la pillola. Ma quale pillola? Mi ha detto che tu tieni le pillole per piacere. Le pillole per piacere? Le pillole per piacere. Per piacere, non c'è da chiusti pillola. La pillola per piacere, ma che avete capito? Sono semplici caramelle per l'alito. Per l'alito. Perciò Silvia ha fatto tutto schumanfru. Chissà che sta organizzando la ragazza, qua devo fare attenzione. Sono pillole per l'alito, caramelle per l'alito. Ma dove... Michele, devo spiegare tutto a Michele, chissà che ha capito, Michele. Concetta? Dove sta Concetta? Mamma. Dove sta? Voglio sapere dove Concetta, sta. Concetta, ma che... è giunto a telefonare a Michel per raccomandare a me per stare qua. No, devo parlare io con Michel. Devo parlare io con Michel. Non devo mamma, che sta combinando questo, mamma. Michele, ti posso parlare un attimo, Michele? Se puoi un momentino, grazie. Oh, Carlo, mon ami. Che tu le parli avec moi, parli. Il est rino. No, Michel, per piacere, parli italiano, tuo francese, chi lo toscano, sta divina la torre. Va bene, non tocca mai di più niente, Carlo, so già tutto. Concetta mi ha appena telefonato su in ufficio. Dice che garantisci tu per questo rino qua. Che faccio? Io garantisco per lui. Sì, garantisce Carlo. No, per favore, togliamo sta cosa di mezzo. Fate una cortesia. Scusa, ma non siete amici? Io e lui? Amici di vecchia data. Sì, ma talmente vecchio mi sono completamente dimenticato. Guarda. Vabbè, ma sicuramente avrà le tue stesse qualità. Io non bere, qua qualità. Ma ti rendi conto, mannaggia. Sei senso di responsabilità, rettitudine morale. Una pillola, ram una pillola. Se ti do una pillola ti avveleni, mi ricordo di che bella. Rino, sei il benvenuto qua dentro qua. Due mani in più servono sempre. Se non vanno a frindere borse di pitone. Pitone? Le borse di pitone a mano, hai capito? No. Neanche. Rino, vieni di là nel magazzino che abbiamo delle cose da sbrigare. Parla con Michela, c'è parla con Michela. Levo un freno a mano, devo parlare con Michele. Dammi solo un minuto. Un soffio di fiato, un attimo ancora. Ha già imparato a memoria la canzone che hai scritto tu. Ha già detto una cosa calcio. Tu sei toscano, devi parlare toscano. C'è sta Michele, devi parlare toscano. C'è sta Michele, devi parlare toscano. Hai capito? Fatto... E lei? Ma chi è l'esorcista? No, dice vieni. Vai. Dai, oh, ce la puoi fare, Gio. Dai, noi siamo tutti con te, però è meglio che vai solo tu, eh? Vai. Forza, giovanotto! Vai, giovanotto, vai. Ti ricorderemo così. Ok, vai, giovanotto, vai. Vai, giovanotto. Aspetta! No, sta Michel! Aspetta! Va la Toscana! Sto venendo! Ma di che parte della Toscana è il tuo amico? Lui è toscano. Tu hai presente la Toscana, no? Mm. Lui è di Firenze, sud! Firenze sud, ma a sud, ma talmente a sud che praticamente è Caserta Nord.
Addirittura la palla. Lasciamo perdere, parliamo di cose belle. Ti piacciono le donne? Sì. Pure a me. E tu piaci alle donne? Ma che c'è, Carlo? Vuoi ricominciare con quella vecchia storia lì della... No, oh, voglio solo dire quello che io ti ho dato, non è quello che pensi tu. Ma questa è roba vecchia, questi sono problemi oramai superati, lascia perdere. Ma sei sicuro? Ma fermi tutti, polizia! Eccomi sulla scena dove si consumerà il delitto. Qualcuno ha parlato. Siamo in arresto? No! No, no, non funziona più lo scherzo, mannaggia! Ma lo scherzo! Mannaggia, non vi siete rimasto male! È certo che ci sono rimasto male, se non vi siete spaventati! E facciamo un'altra volta! Oh, sì, sì, però dai, voi spaventatevi un pochetto! Dai, scherzo! Magari ho sbagliato io, magari avrei dovuto dire... Ma lo scherzo! Ma in alto, vi dichiaro un arresto! Mamma mia, che paura! Adesso sì che vi siete spaventati! Ma il commissario scherza! Ma bella, bella. Perché te staccò? Bella lì! Ma già si staccò! Chi è lei? No, è un bravo ragazzo. No, non in carica per stasera, lei! Ma no, commissario, meglio che si Ma no, commissario, deve sapere che Rino è qui perché ci darà una mano per la sfilata. Oh, bene, bene. A proposito di sfilata, ma che fanno le modelle? Non provano mai, forza, su. Commissario, ma forse si vuole provare lei per piacere. Come se io fossi venuto qui per provarci con le modelle. Ma quando mai? Ma sì, ma quando mai? Dice queste cose. Sono venuto per raccogliere le firme. Sa le firme per l'autorizzazione per la sfilata di stasera, no? Ma come ne fotto me? Commissario! Per le firme accomodiamoci su in ufficio, sono due firme, vada. Che cosa vuole che ci mettiamo? Un attimo, forza ragazzi! Oh sì sì, ci impiegheremo un attimo! Bravo. Però dico io, no? Ma visto che le modelle sono due, ma perché non ci impieghiamo due attimi? Ah, due modelle, una due attimi! Esagerata! Divertentissimo! Ehi, ma schiatta in davanti, ma schiatta! Wannazek, non esagerà. Tu si esagerato, ma che sei venuto il caramello frizzato a grippone? Stai zitto! Senti, caro, le pillole per piacere. Quello pillole per piacere è una cosa che mi sono inventato qua, pensavo avesse l'alito cattivo. Sì. Vabbè, mo dobbiamo parlare di cose importanti. Mo dobbiamo parlare della valigetta. Parlammi cose serie, vai. 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 Allora, esci qua. Come? Cioè, mi devi seguire con attenzione. Hai capito? Io da te voglio attenzione. Che voglio da te? Attenzione! Ok. Ok. Giovanni! Guardate per chi te... Tu da muri a picciolini da nascondere i carrozzini. Vai nel magazzino. Tieni occupata Concetta. Ho capito. Hai capito che significa tenerla occupata? Ma che in tuo magazzino la mette proprio fuori posto? Chi ne ho telefoni c'è? E tu le ha massacrato. Le fanno ancora spiegare. Ma sin tuo magazzino, come vi ha concetto, la metterò in rete in casa. No, che capito? Scamato! No! Quanto da cucetta? No, mi devi seguire con attenzione! Io parlo a livello sessuale! A livello sessuale? No, sessuale! Sta in mano all'altra! Sì, ma sessuale! A livello sessuale! Asessuale quando ne... Asessuale! Che resto, asessuale? Asessuale da me trago! Metta da dove tu! Non te ne carica, mo trasferito magazzino e appena vega faccio risinupiata! A così mi piace Giovanna secca! Pietà! Pietà! Io non volevo dire... Giovanni! Questo è il momento di pregare? Però si fa sempre prima... Esci qui! No, no, ecco le uova. Quando l'avrai stancata, vieni fuori. No, mo. A quel punto io ti consegnerò la valigetta con i gioielli. Tu intanto vai. Io troverò il modo per raggiungerti, ok? Restiamo così? No, non ne parliamo più. Oh, Gre, fai un uscito, guardate. Gio, dai, basta. Tu sei un mostro di Loch Ness. Ok, c'è il commissario, Gio. Tu sei il più grande pitturista di Napoli, attinto. Abbassa voce, e quando arriva Napoli, attinto, arriva il mondo, attinto. E quando arriva il mondo, attinto. Mi deve parlare. Da giacci. Tu! Io! Tu! Lui! Tu! Oi, due ne siamo, chi è te due? Tu! Ah, in inglese! Tu significa due! Ah, in inglese! Due si dice tu! Tu! E uno come si dice io! Tu.
Tu, Carlo Scaldamaglia, adesso ce l'ho con tu in italiano. Tu, tu sei un malvivente. Buongiorno, papà, mamma, e anche tu, io no, come ma... so, il malvivente a Calluccello. Oh, sono uno schiaffo, mi fa parlare 10, mi fa sta zitto. Voi. Voi a chi? Voi. Ah, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Voi vi siete introdotti qui dentro con la scusa di lavorare. Non è io vero. Io no, come sa più lui. Oh, ma si infama forte, mi ha credere, Perché? 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 Ehi, ciao, Fafasiano! Volevo dare una mano al commissario. Guardate, mo si riesce a volere una mano al commissario. Perché è scemo, commissario? Non sa parlare? Non sa parlare, ma anche perché? Perché? Voi come dici? Perché? Commissario, voi non ci crederete. Noi ma siamo... perché vi piacciono le modelle a tutte e due? Ci siete cascati un'altra volta! Oh, scherzo! Ma il commissario scherza! Ma io stavolta mi ha fatto malamente proprio! Ti sei spaventato, T'ho visto, dai, sono diventato tutto pallido! Pallido, ti stai in coma diabetico, sì! Chi ne fai scherzo, annaggino! Appure a lui! A te che ti ha fatto il commissario, dai! A me il commissario mi ha fatto svirmanare! Questo svirmanare! Che paura! Questo significa svirmanare! Spaventare! Svirmanare! Hai fatto cagnolini, sapevi svirmanare! Sono capendo niente, che buono! Io non sto capendo niente! Caccia fa! Che è loco, come fa? Che? Tutun 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 tutun. Ma che scendimi da già scassato tutto questo. Allora io me ne vado. Saluto commissario. Sette buono. Sta confidente. Buonasera commissario. Parla bene. Buonasera. Buonasera. Buonasera commissario. Buonasera, allora ci vediamo stasera. Ci vediamo stasera. Arrivederci. Stasera, arrivederci commissario. Arrivederci. Ma ci cascate sempre. Ma tu scherzi. Ma il commissario scherza. Come dai? E allora io. Hai visto scherza? Non scherzi. Ma la miseria. E allora io. Non me ne vado più. No, ci stai esaurendo. È tutto qui. Allora io sto sempre qua. No, hai capito che fa? Non me ne sto andando, Sto sempre qua. Sto sempre qua, ma se ne va. Ma che ci vado con te a capire? Allora io non me ne sono andato. Qui che sta qua, ma sempre qua. Sta sempre qua. Dove sono io? Qua. Bravi. Guarda il cane. Ma se poi mo se ne aiuto veramente se ne qua. Ma chi te l'ha da potente commissario? Ma chi te l'ha da potente commissario? Sta tu scemo po'. Sta tu scemo po'. Cretina. Oh, ce l'ho con te. Giovanni. Sullo nome ti hanno con me. Giovanni la zecca! Giovanni la zecca! Giovanni la zecca! Sono mio! E si strunza! Si strunza! Ora! Perché? Giuda che non sei! Ma ne capiti? È commissario, scherza! Per all'archini, scherza! No, ma perché mi ha dato? Neanche se mi do turno io parlo! Tu, c'è bastato un bubo ti fa parlare! Sì, ma hai ragione che mo dobbiamo parlare di cose importanti. Vai in quel maledetto sgabuzzino, c'è Concetta. No, ma io me ne vado. Miracca, ma mi fa avere sessualmente tu chi sei? A livello sessuale. Voglio capire tu con mom quando vai. Sei in mano all'altro. Giovanna Secca, ricordati che la femmina è come l'insalata. Le amma a pugnare. Lucia, non te ne incarica. Mo tra se rindo ripostiglia, la piglia a foglia larga. Figlielo come vuoi tu, basta che tapi. Ti ho mai delusi a te? Sempre. E vedrai che ti chiamo la cosa in faccia. Sono paziano, mo tra se rindo ripostiglia, la faccia ricera. Mamma! Perdonami! Ah, così mi piace Giovanna Secca! Rino, ri! Ah! Irine, sono proprio Irine! Irine, sono fan! Irine!
Mo mi devo liberare di Giovanni la Zecca. Tu fai rino rino ri e id faccio pac. Che pacco ti faccio, te lo giuro ti stendo, non ci credi lo faccio, ti riduco uno straccio. Ti arriva una sorpresa amara, un bidone, una truffa, un blef, chiamalo come vuoi te, non te ne accorgerai, come ti giri vedrai. Scacomato, pacco messo nel sacco e non ridi più. Mannaggia miseria, mannaggia. Lo vedi? Le cose se non le fai tutti i giorni te le dimentichi, perdi l'abitudine. Io ero il maestro. Questa è più pesante. Oh, le puoi mettere su una bilancia. Sono uguali. Bene, questa la mettiamo qua. E questa la mettiamo qua. Fatto! E chi si vuole? Giù, già stai qua. Azza, ci fatti usci, usci, ci fatti. Chi si sta? Mamma! Perdonami! L'ha fatto dire lei a te! Giù, parlo come Notre Dame, ma che? Suari, ti devi riprendere, ci siamo! Oh, ci siamo! Suari, non mi venire meno, giusto? Giù, mi servi adesso? Mi servi. Come faccio? Aspetta. Giovanni la Zecca, come ai vecchi tempi. Fuba. La valigia con i gioielli. Dai, scappa. Non ti fermare da nessuna parte, ok? Oh, i patti sono che mi devi aspettare. Non la devi aprire, d'accordo? Oh, guardami un bacio quando va. Oi, Giova! Giovanna Zecca! Giova! Buonasera, zio. Buonasera! Giovanni! Oh, non la devi aprire, mi devi aspettare. È chiaro che ti aspetto. Ok. Sono un truffatore onesto. Io! Ehi, dale qua la banna Marchi. Bravo. Bravi. Complimenti. Complimenti per che cosa? Scappa, scappa! Peccato che ho visto tutto. Ah sì?
E sentiamo, che hai visto, Silvia? Ho chiamato il commissario Pepe, era appena uscito, ma sta già rientrando. Ma lui adora stare qui, ci sono le modelle, ci piace modellarsi. Finalmente mi è chiaro il tuo disegno. Ma quale disegno, Silvia? Rino, Rino, dove sta Rino? Concetta, ma che ti è in ucananga? Ma non ci sta Rino. Rino è dovuto uscire per prendere una boccata d'aria. Dice che nel magazzino non si respirava più. Fa caldo. Rino? È scappato con la valigetta che Carlo gli ha passato. Rino, li ho visti io con i miei occhi. Carlo aveva preparato tutto il piano con cura e Rino era il suo complice. Rino, sono due truffatori, due ladri. Non esageriamo, mo. Ladri. Truffatori. Aspetta, io mo mi sto ricordando dove ho visto la tua faccia. È inutile che perdi tempo, bella, una faccia comune io. Tu sei quello che mi ha fatto la truffa o telefonino? Ah, truffa! Tu volevi comprare un telefonino di 300 euro con 15 euro e io ci ho fatto la truffa a te! La tua era una tentata rapina a me, bella! Ah, che buono! Allora io mi do magazzino! Attacco cane, parla con me! Non mi hai voluto fare la truffa! Basta! E ci andavi nel magazzino? Volevo vedere se lo trovavi, o telefonini di 300 euro con 15 euro. A fotocamera digitale, ma c'è pure un caffè glucosa. Ha cercato di confonderci le idee con queste pillole che non servono assolutamente a niente, sono un inganno. Un inganno? Semplici caramelline frizzanti. Scusate, ma ti ha mai detto il contrario? Mamma mia, me ne ha già mangiato un sacco, A rischio di far venire il diabete. Ma quale diabete? Sono dietetiche, senza zucchero. Tu leggi? In un beco barattolo vega scritto. Boh, sta appicciato però non vedo niente. Hai letto? Io ho letto. Anche io, sai. Lui, con il suo potere magnetico, ha cercato di ipnotizzarci tutti. E chi sono? Il mago Sirvan, Sinsalabin, Lovidmon, Novirichius? Io vi avevo avvertito. Ve l'avevo detto che queste pillole sono tutto un bluff. Un'illusione. Un'illusione? E a volte basta un'illusione nella vita per capire quello che si è realmente. Michele per un'illusione è cambiato. Non certamente per un caso. Lucasa è nata cosa. E anche la valigetta è sparita per caso? Voi non avete capito niente. No. Perché siete troppo attaccati alle vostre convinzioni. Io ho truffato un truffatore per salvare ancora una volta i gioielli della Michelle Grippot. La valigetta che ho dato a Giovanni, che voi chiamate Rino, è un pacco. L'ho confezionato io. E modestamente a confezionare pacchi sono un maestro. E Concetta ne sa qualcosa. E a me mi confezionò il telefonino finto. La valigetta con i gioielli, quella originale, è salva. Sta sotto culeggina. Non ho sentito niente. Ho fatto quello che dovevo fare. Quello che la mia coscienza mi ha dettato. Una pillola per piacere. Magari avessero inventato una pillola per piacere. L'avrei presa io per prima. Per piacere a voi. Volevo elevarmi, ma non c'è speranza. Se il basso mi trattiene, l'alto mi respinge, io non cambierò mai. Colpa di questa società civile che ha deciso chi sono e chi devo rimanere. E allora, secondo voi, io non ho il diritto di cambiare? Ascoltatevi me! Silvia, Silvia, Concetta, ascoltatemi. È arrivata una email della Tom Melton Corporation. Niente di meno, ci offrono un contratto di 10 milioni di dollari per 10 anni. È straordinario. Davvero? Sì, Jill, fanno una fiction sulla moda, è magnifico. Sì, è stupendo, Michelle. Sì. Bella notizia. Ma che succede? Hai parlato tu con Shane Walton? No, veramente la stiamo aspettando per stasera. Ma come la stiamo aspettando? Qui dicono che Shane Walton è stata nella nostra sede e confermano l'opzione concordata con il nostro designer Charlie Fashion. Charlie Fashion? Chi è Charlie Fashion? Carlo! Chi è Carlo? Carlo Scaldamaglia. Il nostro Carlo è Charlie Fashion. Ma sì, Michelle, gliel'ho dato io quel nome. Sì, perché volevo farlo diventare un grande stilista della maglieria. Cioè lo hai raggirato? Ma veramente no. Ma perché gli hai fatto questo? Perché mi piaceva. Aspettate un momento. Ma se Carlo è Charlie Fashion, significa che è stato lui che ha parlato con la Alton. È un grande. È geniale, è un grande. Silvia, chiamami subito Carlo Fashion. Charlie Carlo. Carlo, per favore. Michelle, c'è un problema. Che problema? Carlo non c'è.
È fuori per una commissione? No, Carlo è andato via. Andato via? Io credevo volesse approfittare di te e così... Che succede? Pensavamo avesse ingannato tutti. Veramente a me il pacco del telefonino me l'ha fatto, eh? Che t'ha fatto? Michelle, io ho sbagliato. Lui voleva cambiare vita, io non l'ho capito. Il pacco, il telefonino, io non ci capisco più niente. Pensavamo fosse venuto qui con l'intenzione di rubare i gioielli, confondendoci le idee con quelle benedette pillole. Ma che pillole? Quali pillole? Quelle lì sono delle caramelle, stupide caramelle che però mi hanno fatto capire tante cose. E questa qua? È la valigetta con i gioielli. L'altra era un pacco. L'altra? L'altra, quella che Carlo ha dato a Giovanni. Chi? Oddio, Giovanni, chi è Giovanni? Giovanni è quello che noi fino ad ora abbiamo chiamato Rino, il fattorino. Era venuto qui per rubare i gioielli e Carlo gli ha fatto un pacco e così ci ha salvato a tutti quanti. E ha salvato anche te, Michelle. E voi che avete fatto? L'avete costretto ad andarsene. Bravi, bravi. Quell'uomo lì ha rischiato la vita per noi. Oltretutto ci ha regalato un contratto di 100 milioni di dollari. Certo, aveva dei precedenti, è vero, ma Carlo Scaldamaglia era un onesto. Nel profondo voleva cambiare. Se fosse stato un truffatore incallito in questa valigetta, al posto dei gioielli, sapete cosa avremmo trovato? Dei mattoni! Bravo! Nella valigetta ci sono i mattoni! I mattoni pure a te! Pure a buio! Allora ci ha fregato a tutto cuore! Non ci sta niente a fare! E occhio un grande pedonista in avalettica! E fatemi la valigetta, mi devi la valigetta! E fatemi la valigetta, mi devi la valigetta! Every time you go.
Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora, solo per salutarvi, ringraziarvi, per dirvi che la pillola per piacere non esiste. Non è che rimane andare a farmacia, ma la pillola per piacere non esiste. Io dico sempre, magari avessero inventato una pillola per piacere, sai quanta politica sai. Noi vi abbiamo raccontato una storiella senza pretese, solo per divertirci un po'. In realtà questa storia finirebbe con una truffa. Però, che vuoi da me? Io ci voglio credere. Ci voglio credere che, dico sempre che nella vita, se uno veramente vuole cambiare, si può fare, ma ci ha creduto.